Volentieri, buon pomeriggio. Allora, questo è il seminario che segue Treppo, il titolo è La riforma del regime legale per i follirei, che è tutto e niente insieme. È stato organizzato, come sapete, congiuntamente dalla Società della Ragione, dall'Osservatorio Stop OPG, dal coordinamento REMS e da Magistratura Democratica. Quindi è il bis organizzato in forma online di quello che è stato un appuntamento importante a Treppo per discutere il disegno di legge, un'ipotesi di disegno di legge sul superamento del doppio binario e che abbiamo provato in queste settimane, in questi mesi ormai a perfezionare alla luce della discussione che ci fu a Treppo con chi ha partecipato a quel seminario e grazie ai contributi che sono arrivati anche da altre persone che al seminario non avevano partecipato. È bene chiarire che insomma in qualche modo è paradossale perché siamo all'interno di un periodo particolare della crisi di governo, l'incarico al presidente della Camera. L'incertezza su quella che sarà la prosecuzione della legislatura o addirittura l'interruzione della legislatura. Eppure abbiamo immaginato che ci potesse stare una discussione di questo tipo che sarebbe stata molto più naturale e tranquilla in una situazione di legislatura ordinaria, diciamo, calma. Però, insomma, l'agenda ci ha condizionato e ciò nonostante non abbiamo ceduto, abbiamo mantenuto l'argomento e la discussione. Credo che il punto fondamentale di questa ipotesi di lavoro che vogliamo discutere oggi con voi è provare ad avviare la chiusura del cerchio, della riforma 180, della legge 180, della riforma Basaglia. Quella che era rimasta in qualche modo interrotta formalmente proprio sulla questione dei manicomi giudiziari e che poi ha ripreso energia e voglia di cambiare con il percorso che ha portato all'approvazione della legge 81 del 2014, che non ha semplicemente chiuso gli OPG e sostituito queste strutture con le REMS. Come sappiamo, ma ha avviato un percorso molto più complesso, che è stato il più possibile coerente con l'impostazione antimanicomiale della 180, ma che non ha risolto la questione più radicale e più delicata, che è riferita a questo doppio binario riservato ai follirei e non a nessun altro, che lì introduce in un percorso parallelo a quello degli altri cittadini nel caso in cui commettono un reato e siano giudicati socialmente pericolosi. Questa proposta di legge prova a recidere l'ultima radice della logica manicomiale del doppio binario, da una parte eliminando la non imputabilità per l'infermità psichica. E dall'altra, quindi agendo sul codice penale, e dall'altra agendo in particolare sul codice di procedura penale e sull'ordinamento penitenziario, a dare più forza a tutto ciò che permette di esercitare il diritto alla cura per chi soffre di disagio mentale, però in una condizione di parità, ecco, non in una condizione di trattamento speciale, di qui alcune delle proposte che poi verranno illustrate. E che provano a descrivere sia nel caso si esegua la pena perché la non imputabilità è abolita, sia nel caso in cui si eseguano misure alternative alla detenzione, ci sia una organizzazione del sistema che non veda riprodurre la logica manicomiale, ma affidi invece al Servizio Sanitario Nazionale. Per i folli rei, per i rei e basta, lo stesso trattamento. Questo è un po' il tentativo che si è fatto. Io penso che sia utile farlo nonostante la crisi che stiamo vivendo, perché questa ambiguità
era rimasta attiva. Ed è stata spesso utilizzata come pretesto per boicottare la riforma del suo superamento degli OPG. La stessa legge 81 è stata spesso boicottata, disturbata, criticata perché si è detto non si è completata la chiusura del cerchio. Proviamo a farlo adesso. Lo facciamo con un testo naturalmente che è del tutto aperto, che è stato presentato come un pretesto di discussione. Lo facciamo, penso, non immaginando che questo testo risolva i problemi che vogliamo affrontare, ma che permetta però una discussione politica e tra le forze sociali e tra i protagonisti di questa vicenda che aiuti a spostare in avanti il terreno di discussione. Altrimenti restiamo in difesa. Lo dico perché proprio in questi giorni, soprattutto dal Ministero della Giustizia, dal DAP, è in atto una blanda offensiva per la verità. Però è nata un'offensiva che punta a stravolgere il processo di la riforma che ha portato alla chiusura e al superamento degli OPG, semplicemente dichiarando che quella riforma non ha risolto il problema della collocazione dei follirei in luoghi adatti e dicendo che servono più posti in REMS, che la lista d'attesa verso le REMS è l'indicatore principale che dimostra l'insufficienza delle soluzioni fin qui adottate, rinunciando invece a una visione più profonda, più seria, che è quella proposta dalla legge 81, e cioè che la REMS sia invece, come la misura quindi di sicurezza detentiva, l'estrema ratio e altre siano le strade per rispondere ai bisogni di cura delle persone coinvolte in queste vicende. Quindi, come vedete, anche questa proposta di discussione e quello che poi decideremo di fare presentando il manifesto e poi la proposta di legge in Parlamento stanno dentro una battaglia più complessiva e più complessa di fatto, che è già in corso e che vorremmo evitare di giocare in difesa. Cioè, io credo che la cosa più sbagliata sarebbe dire dei no semplicemente per quanto necessari alle posizioni assunte da altri, in questo caso dal DAP o da qualche magistrato che agita la lista d'attesa sulle REMS come segnale di fallimento di una riforma che invece è stata davvero importante nel solco della 180, e andare all'attacco sgombrando il campo da equivoci e ambiguità che ci sono ancora nell'attuale assetto normativo. Questo è un po' il tentativo che vorremmo fare. Questo significa anche che ovviamente va utilizzata strumentalmente questa presentazione del disegno di legge per riaprire una discussione che a questo punto non è più semplicemente sugli OPG, ma è appunto sul doppio binario, sul trattamento speciale ancora riservato ai follirei, ai matti, da una parte, e dall'altro sul diritto alle cure e alla tutela della salute nell'esecuzione della pena, che è grande questione che si è affermata anche in questa drammatica emergenza, pandemica. Credo che con queste premesse possiamo avviare la discussione, e magari sapendo che Giulia Melani, Katia Poneti, poi Pietro anche potranno brevemente ma semplicemente illustrare e ragionare sulle proposte dell'articolato. Grazie Stefano, che cercheremo di andare di pari passo per governare questa discussione. È un po' di tempo che a me sono preso dagli anniversari, un po' tutti in questo periodo, non si sa perché si ricordano le date. Del passato, buone e cattive. Ora, volevo ricordare che la proposta di legge che io presentai su questo tema, ho visto che risale al 1991, 30 anni fa. E questa proposta, che ricordo fu molto sostenuta nelle discussioni pubbliche da Peppe Dell'Acqua, nei confronti anche con Sandro Margara,
forse questo punto era l'unico su cui avevamo una differente opinione. E a Trieste, ricordo, discutemmo molto di questo e io ho riportato con estrema puntualità nel libro che raccoglie gli scritti di Margara il senso della nostra discussione, che adesso non è il caso di riprendere, però 30 anni fa presentai questa proposta al Senato, ma l'avevo non copiata, ma ripresa da una proposta della legislatura precedente del senatore Vinci Grossi del Partito Comunista Italiano. E adesso ho rivisto i nomi di quelli che sottoscrissero quella proposta, che erano, oltre al primo firmatario Grossi, ci sono i nomi di Gozzini, Tedesco Tatò, Salvato, Rostanda, Ongaro Basaglia, Flamini, Imbriaco, Volponi e altri nomi, però alcuni di questi nomi sono particolarmente evocativi. Quindi, quando poi io la ripresentai e insomma, fu molto spesso considerata una proposta folle, visto l'argomento, in realtà aveva un precedente molto autorevole. E io ho sempre ricordato che la mia proposta, poi ripresentata nel 96 con Domenico Modugno, cofirmatario, fu sostenuta da Michele Coiro, uno dei grandi padri di Magistratura Democratica, un grande magistrato, una personalità di grande autorevolezza e che quando fu per un brevissimo periodo responsabile del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria aveva già individuato in pochissimi mesi tutte le questioni sul tappeto, da quella del diritto all'affettività nel carcere, ai problemi del lavoro, al problema della dignità. Devo dire, una figura straordinaria che andrebbe sempre ricordata. Ebbene, lui in un'audizione, non solo in un'audizione alla Camera dei Deputati, disse che la proposta Corleone era in realtà quella che affrontava alla radice il problema e che poteva offrire una soluzione non parziale a questi temi. E siamo a 90 anni dal codice Rocco, che entrò in vigore proprio nel 1931. E quindi forse non siamo in anticipo sui tempi, siamo in ritardo. E il rischio d'essere in ritardo è che siamo riusciti nel 78 a chiudere i manicomi con la 180, con la legge 81 a chiudere gli OPG, e però c'è una manovra sotterranea. Non consideriamo le cose stupide o gli stupidi, perché vabbè, ma insomma, c'è però una manovra sotterranea per depotenziare la riforma che è stata compiuta. Ha ricordato già Stefano Cecconi un provvedimento infilato nel decreto sicurezza, ma adesso non so chi mi ha fatto rilevare che in un altro decreto, non so se ristori o altro, c'è una stanziamento notevole per
gli interventi di psichiatria in carcere. E sono sempre quelle misure di cui uno può dire, beh, insomma, una buona idea, ben fatto che ci siano soldi, ma il problema è che questo è sottratto alla competenza delle regioni e dei dipartimenti, eccetera, ma è pare a gestione dell'amministrazione penitenziaria. Io non ho, andrebbe, bisognerà approfondire questa questione di questo finanziamento, perché noi dobbiamo rincorrere appunto delle misure che vengono infilate nei più svariati provvedimenti per depotenziare quello che è stato fatto e quello che si potrebbe fare. Allora, una delle ragioni, e qui mi fermo, della proposta che noi intendiamo presentare anche rapidamente, anche perché comunque ci sia un testo che a futura memoria, come direbbe Sciascia, siamo anche qui a 100 anni dalla nascita, a proposito di ricorrenze, a futura memoria ci sia e non ci siano solo i ricorsi alla Corte Costituzionale di Tivoli o altro contro la legge 81 per riportare la polizia penitenziaria all'interno delle REMS, perché questa alla fine è ridotto in soldoni il senso di quel ricorso alla Corte Costituzionale. Bene, mi pare che il tema che noi abbiamo necessita certamente una discussione oggi, che è quella un po' conclusiva di un percorso lungo, però per arrivare a dire che il percorso che è stato iniziato con la legge 81, prima legge 9, poi 81, insomma, ha bisogno di una chiusura circolare, se così si può dire, perché altrimenti noi rischiamo che le istanze neomanicomiali di ritorno al manicomio siano pesanti, con tutta la polemica di chi dice che le REMS non possono avere il numero chiuso, che devono accogliere tutti, quindi per fortuna c'è il limite della Corte Costituzionale, ma insomma, diciamo che il quadro è molto preoccupante, insomma, misure equivoche inserite nei più disparati e la mancanza di un organismo che viene richiesto da gran tempo, che invece possa anche in questa fase essere non solo di monitoraggio, ma di orientamento dei problemi e quelli da superare, come insomma ricordiamo che abbiamo sempre la presenza di una REMS anomala come quella di Castiglione delle Stiviere, eccetera, eccetera. Ecco, allora, questo ho voluto aggiungere queste note per introduzione e adesso direi che possiamo partire con i lavori veri e propri, con le tre introduzioni, che sono quelle di Katia Poneti, Giulia Melani e Pietro Pellegrini. Vedo che c'è Riccardo De Vito che ha finito adesso di leggere il libro di Palamara, quindi è pronto poi per intervenire nella nostra discussione. Katia? Buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Ok, bene.
Allora, l'idea di riformare l'imputabilità per le persone inferme di mente ha radici lontane, essendo stati numerosi i progetti di riforma presentati in Parlamento dagli anni 90 del secolo scorso. Franco, tu ricordavi prima appunto il tuo progetto di riforma presentato nel 91 e poi ripresentato nel 96. Ecco, alcuni di questi progetti volevano abolire l'OPG, mentre altri proponevano una riforma sia dell'istituzione che del sistema delle misure di sicurezza, che però veniva conservato nella struttura di fondo. Il progetto Corleone, al quale la proposta che oggi si presenta si ispira come impostazione di fondo, oltre a voler abolire l'OPG, voleva anche abolire il doppio binario tra pena e misura di sicurezza per persone inferme di mente. E proponeva un sistema monista, ovvero un unico binario fondato sul principio per cui l'infermità di mente non esclude né diminuisce l'imputabilità. Negli anni recenti abbiamo avuto la chiusura degli OPG, prevista con l'articolo 3 ter della legge 9 del 2012, poi modificata con la legge 81 del 2014. Insieme alla chiusura dell'OPG, le misure di sicurezza sono state modificate, senza però modificare il codice penale nella sua struttura di fondo. Il processo di chiusura degli OPG si colloca nel più ampio processo di riforma della sanità penitenziaria, come sappiamo, è iniziato nel 1999 ed è stato attuato nel 2008 con il DPCM del 1 aprile. La chiusura degli OPG ha però ricevuto un concreto slancio decisionale a seguito dello scandalo suscitato dai filmati della Commissione Marino, che mostravano le condizioni degli OPG. E da questo è nata la legge 9 del 2012, che ha dato vita a una vera e propria rivoluzione. Siamo arrivati alle REMS, con le caratteristiche del numero chiuso, della completa gestione sanitaria, territorialità su base regionale, della sorveglianza soltanto perimetrale. E le REMS si sono rivelate un'esperienza radicalmente nuova rispetto al passato, anche perché le REMS sono collocate nella rete dei servizi territoriali e favorire l'inserimento sociale della persona e l'apertura al territorio. Le misure di sicurezza detentive con il nuovo sistema devono costituire oggi soltanto l'extrema ratio e in ogni caso devono avere un limite massimo di durata. Gli effetti positivi del cambiamento normativo e l'esperienza acquisita durante l'anno del commissariamento per la chiusura degli OPG e l'apertura delle REMS, gli studi fatti durante questa esperienza hanno suscitato la spinta a fare un passo ulteriore e a proporre una nuova riforma legislativa, per proporre nuovamente, ma alla luce dei nuovi fatti, il superamento del doppio binario e della non imputabilità per le persone inferme di mente. Questa proposta di legge, come voi sapete, è stata redatta in un testo che è stato pubblicato nel volume Il muro dell'imputabilità a dicembre del 2019, ed è stata presentata per la prima volta pubblicamente al convegno che si è tenuto a Trento alla fine di gennaio del 2020. L'idea di fondo che dà forma alla proposta può essere riassunta nella frase "la responsabilità è terapeutica", ovvero si crede che in linea con gli assunti più avanzati della psichiatria, la confermo di mente e prima la sua partecipazione al processo siano il presupposto psicologico perché la persona possa elaborare il fatto che ha commesso e anche possa superarlo verso la guarigione o almeno verso un miglioramento della sua condizione di patologia. Questa idea si concretizza a livello propositivo nell'abolizione dell'incapacità dovuta a patologia psichiatrica,
e conduce alla conseguente condanna dell'autore di reato. Quello a cui si mira non è ovviamente di introdurre il carcere per le persone malate di mente, si mira piuttosto alla realizzazione di percorsi alternativi di esecuzione della pena in strutture psichiatriche, strutture in cui il servizio psichiatrico è il protagonista, è quello che predispone il piano terapeutico individualizzato ed è quello soprattutto che gestisce la struttura, che non è autoreferenziale, ma è collocata, come avviene oggi per le REMS, nella rete dei servizi territoriali. Un altro punto essenziale della riforma che si propone è l'importanza data alla volontà della persona condannata nell'intraprendere il percorso di cura. Questo in linea con il principio generale per il quale i trattamenti sanitari sono volontari. Si prevede quindi nel testo della legge che si propone che le misure alternative a cui appunto si pensa che il condannato possa accedere siano attuate solo se richieste dal condannato e quindi solo successivamente all'espressione della sua volontà nel senso dell'intraprendere un percorso di cura. Infine, una considerazione generale. Il doppio binario dovrebbe essere abolito completamente, cioè ovvero dovrebbe essere eliminata dal codice anche dovrebbero essere eliminate anche le misure di sicurezza per imputabili. Tuttavia, in questa proposta non lo si fa perché l'intervento richiede una riforma ancora più ampia e capillare del codice. Rimane il fatto che le misure per imputabili, come la casa di lavoro o la colonia agricola, in nulla si differenziano dalla detenzione, e contrastando quindi con i principi garantisti del diritto penale, costituendo una doppia pena. Su questo tema si sta facendo ricerca anche nella prospettiva di elaborare una successiva proposta di abolizione. Su questo punto, dunque, si rinvia a una proposta futura. Il testo di legge è stato discusso nel seminario di Treppo, nel quale sono state sollevate critiche e proposte che sono state rielaborate e discusse nell'ambito di un gruppo di lavoro ristretto, dei cui lavori Giulia ora trarrà una sintesi che vi esporrà. Questi lavori hanno portato alla formulazione del nuovo testo che proponiamo oggi. Grazie Katia per questo disegno di quadro generale. Non vedo Giulia, ma da qualche parte ci sarà. Eccola, la vedo e le chiedo un rapido resoconto del punto a cui siamo arrivati discutendo sulle varie ipotesi e le scelte che sono state compiute sulla base anche di incontri che ci sono già stati, non così vasto come quello di oggi, ma comunque significativo. A te la parola. Allora, buonasera a tutte, tutti e tutto. Allora, oggi, a differenza del solito, ho anche qualche foglio perché ho, diciamo, l'ingrato compito, di riassumere, la ricchissima discussione che c'è stata a Treppo e in altri, diciamo, seminari, che abbiamo avuto, insomma, in videochiamata come oggi, quindi altri webinar. E diciamo le scelte che poi alla fine si sono fatte nel gruppo di lavoro più ristretto. Allora, organizzerò diciamo le suggestioni che sono emerse a Treppo in seguito in macro categorie e macro aree. Non mi soffermo su alcune
diciamo, questioni più di dettaglio e alcune rifiniture che abbiamo scelto, rifiniture del testo che abbiamo scelto di adottare su suggerimento soprattutto di Michele Passione e Pietro Pellegrini, che hanno appunto dato alcuni suggerimenti anche di dettaglio. Su quelli di dettaglio non mi soffermerò, molte di quelle suggestioni diciamo sono state accolte, ma mi soffermo sulle tematiche più diciamo grandi, le macro tematiche. Allora, in primo luogo, diciamo rispetto al nostro testo originario, dopo Treppo era emersa una questione, diciamo, terminologica, quindi la questione di scegliere laddove si dovevano indicare le condizioni diciamo di patologia e di disturbo, come categorizzare, come qualificare queste condizioni. Una diciamo questione terminologica che riveste molta importanza, perché comunque all'esito della discussione abbiamo a mio avviso scelto una opzione che posiziona chiaramente, cioè rappresenta una presa di posizione di questo testo, e posiziona chiaramente questo testo, evitando anche il rischio che venga letto come un testo che mira, diciamo, ad una a posizioni strettamente retributiviste. Infatti abbiamo scelto, diciamo, di riferirci su suggestione di Grazia Zuffa, di riferirci alle condizioni patologiche con il riferimento a quella locuzione che è presente nella Convenzione ONU sulla disabilità, e quindi di fare riferimento alla disabilità psicosociale. Questa scelta, come dicevo, credo che posizioni il testo, in quanto appunto indica una linea molto chiara, che è quella del riconoscimento della persona con disabilità psicosociale come soggetto e come soggetto di diritto. E quindi, diciamo, chiarisce qual è la linea su cui la nostra proposta si muove. La seconda macro questione che era emersa era relativa alla semi-imputabilità e a diciamo, cosa fare dell'articolo 89. La questione era emersa soprattutto per le suggestioni di alcune avvocate e alcuni avvocati che erano presente a Treppo. Vedo che c'è con noi anche oggi Stefania Amato, che aveva posto con forza la questione durante il seminario di Treppo. Era emerso appunto il problema che, eliminando l'articolo 89, quindi la previsione della semi-imputabilità, potesse esserci un incremento delle condanne alla pena dell'ergastolo nel caso di commissioni di reati gravi. Abbiamo, diciamo, cercato di proporre, cioè di pensare ad una proposta che potesse, da un lato, tenere conto dell'esigenza di una coerenza interna del testo, e di non far rientrare, diciamo, dalla finestra il nesso malattia mentale, incapacità di intendere e di volere che avevamo fatto uscire dalla porta. Però, diciamo, all'esito della discussione, e allo stesso tempo tenere insieme appunto quell'esigenza che le avvocate e gli avvocati ci manifestavano. Però, diciamo, all'esito della discussione abbiamo scelto di comunque muoverci per l'abrogazione dell'articolo 89, che ci sembrava la soluzione più condivisa, perché consentiva appunto di mantenere un testo con una maggiore coerenza interna.
Certo, siamo consapevoli che comunque questo lascia aperta la questione che appunto veniva sollevata dagli avvocati, che resta una questione comunque appunto aperta e non risolta da questo disegno. L'altro grande tema, macro tematica, è quella di diciamo cosa, cioè se prevedere o non prevedere delle istituzioni specifiche per le persone che con disabilità psicosociale che finiranno in carcere, perché il nostro testo, diciamo, ha introdotto, come accennava già Katia, delle misure alternative specifiche per persone appunto con disabilità psicosociale, ma siamo consapevoli che probabilmente una parte delle persone che oggi sono, insomma, con diciamo il contesto normativo odierno sarebbero valutate come non imputabili, probabilmente rimuovendo, appunto abrogando la distinzione tra imputabili e non imputabili per vizio di mente, probabilmente finirebbero in carcere nonostante la previsione di apposite misure alternative. Quindi ci siamo interrogati su cosa, cioè sulla opportunità di prevedere delle istituzioni apposite per le persone che con disabilità mentale che sono detenute. In un primo momento, nella versione originaria del testo, non era prevista alcuna istituzione apposita. Dalla discussione di Treppo si era poi lavorato sulla possibilità, diciamo, di destinare quelle che attualmente sono le REMS cioè rendere quelle che attualmente sono le REMS appunto istituzioni per detenuti con disabilità mentale, istituzioni penitenziarie per detenuti con disabilità mentale. La proposta era risultata molto critica, era stata oggetto appunto di una ricca discussione nel corso dell'ultimo webinar. Cercando di tirare le fila, abbiamo scelto alla conclusione di questo percorso di non prevedere istituzioni apposite e quindi di conseguenza anche di non prevedere una diciamo chiara, una strada già predefinita per la riconfigurazione delle REMS, ma di lasciare diciamo alle regioni poi la scelta di cosa fare di quel patrimonio non solo materiale costituito da immobili, non solo il patrimonio appunto di personale diciamo qualificato che si è in questi anni formato, ma anche cosa fare, diciamo, di un certo percorso e di un certo patrimonio culturale, di prassi applicative, di prassi specialistiche, e quindi di lasciare comunque su questo una strada aperta alle regioni, perché non abbiamo individuato, diciamo, una strada che ritenevamo diciamo da questo punto di vista di fornire come strada predefinita. Su questo mi piacerebbe anche che magari oggi si potesse di nuovo tornare a discutere, perché magari pur presentando il testo con questa apertura e con la possibilità appunto per le regioni di prevedere strade diverse, credo sarà importante quando presenteremo questo testo e nei dibattiti successivi iniziare a proporre delle possibili soluzioni delle possibili appunto direi allocazioni di queste risorse.
Su questo punto Pietro Pellegrini aveva fatto delle proposte interessanti che credo potranno essere dibattute qui oggi, ma anche nelle prossime occasioni. Sugli aspetti più di dettaglio del testo non mi soffermerei, se poi ci sono domande o ci sono insomma osservazioni, ben vengano. Grazie. Grazie Giulia, mi pare che l'illustrazione delle questioni fondamentali è stata posta. Diciamo che il punto fondamentale della proposta di legge è quello di eliminare l'abuso di proscioglimenti per incapacità di intendere e volere che si è verificato paradossalmente dopo la chiusura degli OPG, perché se noi considerassimo i numeri delle persone ricoverate in OPG negli ultimi anni di vita di quelle strutture e il numero delle persone che sono oggi nelle REMS, che sono transitate dalle REMS, e il numero delle persone nelle cosiddette liste di attesa, noi avremmo un numero spropositato di soggetti destinati a strutture psichiatriche totali. E questo ci ha fatto riflettere, ci fa riflettere, nel senso che la proclamazione di REMS come extrema ratio, così come dovrebbe essere il carcere, in realtà nei fatti si è rivelata una aspirazione generica, in realtà la pressione è aumentata nei numeri e anche nella questione irrisolta delle misure di sicurezza provvisorie, che sono il numero rilevante rispetto a quelle definitive, con problemi di non solo di gestione ma di finalità dell'intervento terapeutico stesso. Quindi il lavoro, il centro della proposta è quello di eliminare il doppio binario, eliminare l'abuso del proscioglimento, non eliminare cura la non imputabilità, per esempio quella per i minori o altre fattispecie, ma concentrarci su questo. Per il resto il testo è di pulizia semantica, perché io sono rimasto sbalordito quando sento qualcuno che rivendica quasi come un fatto positivo che la qualifica di internato sarebbe meglio di quella di detenuto. Cioè, siamo alle aberrazioni concettuali che non so se stupirmi o non stupirmi più, ma insomma, perché la verità è che la qualificazione di detenuto comunque ha più garanzie di quella di internato, e quella di internato è comunque una parola orribile. Quindi c'è nel testo una pulizia da questo punto di vista, e poi vi è una centralità affermata del Dipartimento di Salute Mentale in tutti i momenti dell'intervento, da quello del immediato rispetto alle momenti di custodia cautelare, fino a quello
della invece della esecuzione della pena attraverso un meccanismo previsto di misure alternative. E quindi mi pare che i punti sono questi, è stato ricordato. Noi siamo preoccupati del funzionamento delle cosiddette articolazioni psichiatriche penitenziarie in alcuni istituti carcerari e quindi preoccupati della costruzione di questi luoghi. Si era pensato all'eliminazione delle articolazioni psichiatriche penitenziarie e a un luogo di invece un centro di salute mentale gestito dal servizio sanitario anche in carcere, ma abbiamo poi scelto di non definirlo perché sarà compito del Dipartimento Salute Mentale in relazione alle presenze e alle persone prese in carico decidere come e dove intervenire all'interno degli istituti in luoghi ovviamente a gestione integralmente sanitaria. Ricordo che su questo punto erano state le regioni sulla proposta Orlando a rifiutare la gestione esclusivamente sanitaria. Quindi, insomma, le contraddizioni in seno al popolo sono numerose e da superare, da respingere. Quindi, dall'altro c'era anche sul tappeto, c'è stata l'ipotesi di utilizzare una struttura esterna al carcere per la misura alternativa, ma anche questa si è deciso, come ha ricordato Giulia e Katia, di non metterla in testo legislativo, ma lasciare nella relazione l'indicazione che saranno le regioni a decidere come utilizzare un patrimonio che esiste e a decidere le modalità di esecuzione delle misure alternative in una tastiera diversa e modulata a seconda delle condizioni e della durata delle misure alternative da definire. Ecco, questo è, mi pare, il quadro della proposta che è parte dalla chiusura degli OPG rispetto alle proposte di 30 anni fa e mi pare che sia comunque coerente. Ovviamente noi non approviamo né la legge né un decreto legge né un DPCM, ma semplicemente poniamo alla discussione pubblica attraverso anche una proposta in Parlamento per una discussione ampia, collettiva e poi ovviamente il risultato finale di una proposta di legge è quello che decide la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica e non certo una proposta che viene dall'esterno. Però diciamo che questo contributo è un punto di riferimento culturale e politico imprescindibile, mi pare, per una discussione che sviluppi il processo di liberazione dalle istituzioni totali. A questo punto avevamo pensato subito a dare la parola a Pietro Pellegrini e poi raccogliamo le richieste di intervento. Riccardo De Vito. Riccardo De Vito subito dopo Pietro Pellegrini. Sì, ok. Pietro, datti la voce. Bene, grazie. Io intanto ringrazio tutti voi. Katia Poneti ha già anticipato alcuni elementi del come mai siamo così interessati come psichiatri a questo tipo di riforma.
Intanto perché la responsabilità è terapeutica. Io credo che questo punto sia fondamentale e che nell'esperienza di tutti i giorni vediamo come sia essenziale che la persona che ha commesso un reato ed è anche stata prosciolta da questo, in realtà viva intensamente l'esperienza che ha vissuto, che ha attraversato. La cura è un processo che si sviluppa nella libertà e nel consenso. Ogni idea di imporre la cura nel lungo termine è un'idea che non si realizza, ma fa sì che si attui un contenimento, una custodia, ma non una cura. È una distinzione importantissima. Noi abbiamo bisogno poi di riflettere sulle perizie, sulla loro non scientificità, non attendibilità, come principi di valutazione oggi, anche avvalendosi di alcune sirene come le nuove tecnologie, le neuroscienze, non portano a nessuna obiettività. La valutazione in psichiatria è sempre relazionale e soprattutto il programma di cura dipende fortemente dall'insieme di interventi che chi cura mette in campo e non solo dalla posizione della persona. È quindi un'interazione positiva che si tratta di mettere in campo e di metterlo in una ottica che sia di tipo biopsicosociale, cioè che prenda in considerazione tutti gli elementi. E nel prendere in considerazione tutti gli elementi dobbiamo aver chiaro oggi della necessità di investire sui diritti delle persone e per realizzarli sul sistema dei servizi pubblici, i DSM, i servizi sociali. E qui si apre una tematica, rendere il sistema capace di rispondere. La riforma è importantissima anche per superare qualcosa che sta in un doppio binario delle pratiche, cioè la convinzione che qualcuno ha, anche ad alti livelli purtroppo, che esista un sistema per i sani, la pena, il carcere, e un sistema per i malati di mente, che sarebbero quelli che andavano negli OPG e che oggi nelle REMS. E dato che negli OPG c'era sempre posto e si poteva farlo subito, questo sistema a qualcuno piace di più che non quello delle REMS. Peccato che oggi tutti i dati dicono che le carceri, il disagio psicosociale, ma io che sono psichiatra parlo anche di disturbo, perché il disagio psicosociale è un'edizione troppo vaga, perché si addice praticamente a tutti i detenuti, secondo me. Il discorso invece proprio dei disturbi mentali negli istituti di pena, qui ci sono vari colleghi, ha percentuali che sono preoccupanti, molto elevate. Se a questo uniamo anche tutta la tematica, come è giusto fare, delle dipendenze e dell'uso di sostanze. Qui si impone un'altra riforma che riguarda le sostanze, che riguarda la revisione della 309 per quello, e di tutta la questione della cosiddetta lotta alla droga, perché noi su questo punto dobbiamo assolutamente riflettere, ma che si possa oggi separare in modo netto da una parte chi ha disturbi mentali e dall'altra quelli che sarebbero sani è contro ogni evidenza e contro la realtà. Lo dicono i dipartimenti di salute mentale, tutti i colleghi che vi operano. E noi sappiamo quanto è sottile a volte la differenza fra restare dentro un sistema di pena o l'essere messo nelle misure di sicurezza. Allora, il tema oggi significa andare in una situazione nuova e come ogni riforma che apparentemente riguarda le persone con disturbi mentali, in realtà riguarda tutti noi. Perché? Perché questa riforma fa riflettere sul punto, cioè sul punto delle funzioni della pena. Stranamente nel nostro paese quasi limitatamente realizzata agli istituti di pena. Per noi pena è togliere la libertà alle persone, come se non ci fosse stato nessun passo avanti nella cultura giuridica e dell'esecuzione della pena nel mondo. Esperienze dicono che la pena, anche facendo riferimento ai valori e quanto previsto nella nostra Costituzione, non è solo retribuzione, non è solo sofferenza, non è solo limitazione, ma lo sappiamo, è anche rieducazione, ma è anche reinserimento, è diritti,
è riparazione, è riconciliazione, è speranza. Allora, perché non siamo in grado di articolare questa funzione della pena per tutti? E non è certamente solo carcere. Questo è un concetto di una barbarie che sia infilata nelle menti di tutti, per cui se uno fa qualcosa lo mettiamo in carcere, anche quando il reato è assolutamente modesto. E teniamo conto, il carcere è anche luogo delle povertà e della massima iniquità e dell'ingiustizia. Questo è un punto gravissimo che dobbiamo prendere in considerazione, non solo per come si compone la popolazione penitenziaria, ma che si dimostra che una gran parte è in attesa di giudizio, è straniera, usa sostanze, e quindi bisogna che cambiamo attraverso un altro criterio la questione dell'utilizzo della pena oggi, non assolutamente circoscrivibile a questo tema della misura solo detentiva. E oggi siamo in una situazione difficile perché a qualcuno piacerebbe tornare indietro. Piacerebbe tra l'altro mettere le mani sul sistema delle REMS, poterne decidere, poter vedere che se c'è la lista d'attesa è responsabilità dei direttori dei dipartimenti o delle REMS, poter forzare il numero chiuso, poter imporre logiche custodialistiche, poter superare il principio della territorialità, poter creare un sistema di emergenza per cui alla fine si riportano le REMS dentro il circuito penitenziario del quale le abbiamo tolte, o meglio non le abbiamo mai messe, ma di fatto l'OPG era nel sistema penitenziario. Oggi questo sistema non può avere una retrocessione di questo tipo. Va assolutamente difeso, cambiato, superato, modificato in senso evolutivo, dando diversità di progetti ai dipartimenti, dando risorse ai dipartimenti, di personale, ma anche di budget di salute, di prospettive nuove per poter aiutare realmente le persone. Perché poi un altro di quei temi che va visto sono gli esiti di questi interventi. Sono gli esiti. C'è qualcuno che sta cercando di chiedere altri investimenti per fare altre REMS come era all'inizio del processo di riforma, cioè quando in OPG c'erano 1260 persone e ci dice dovreste avere 1260 posti REMS, e visto che non ce ne, che ce ne sono 700, dovete farne altri 560. Ora, fare 560 posti REMS costa circa 140 milioni di euro e ci vorrebbero alcuni anni per farli. Fare 560 posti REMS vuol dire investire almeno 70 milioni di euro per la loro gestione ogni anno, 127 mila euro per la persona. Se secondo voi questa è una strada che noi possiamo percorrere per realizzare la riforma, allora dobbiamo andare avanti. Io credo che il sistema vada visto nella sua complessità, perché quando noi ci troviamo con una persona che oggi fa un reato e dobbiamo costruire con quella persona un percorso, sia nella fase ancora diciamo della cognizione, sia nella fase successiva alla eventuale sentenza che domani sarà di condanna, bisogna che noi possiamo articolare un insieme di proposte che siano adeguate alle situazioni e che tengano conto di quello che può fare la cura e di quello che inevitabilmente deve fare anche, devono fare anche l'UEPE, devono fare le forze dell'ordine, perché uno dei punti chiave di questa riforma, a mio parere, è che gli interventi non sono delegati a qualcuno, punto e basta. Gli interventi devono essere tutti, proprio per le finalità della pena che ho citato prima, portati avanti con un insieme parallelo di istituzioni che operano e che quindi insieme vanno a costruire il diritto della persona. E questa è la vera sfida. La sfida è proprio riportare questa complessità anche per il malato di mente, non vederlo più solo gestito limitatamente alla parte psichiatrica della sua condizione. Le REMS hanno funzionato e sono un oggetto del desiderio proprio perché funzionano
è proprio perché c'è da parte di qualcuno l'idea che ci debbano essere solo dei contenitori dove mettere le situazioni. Però se torneremo alla logica dei contenitori, purtroppo torneranno le logiche delle custodie e degli OPG. E quindi indietro noi non ci vogliamo tornare, pertanto da parte mia non asseconderemo nessun tipo di proposta che, pur partendo da una tematica della lista d'attesa, e chiudo, che è limitata per la gran parte a 6 regioni, che peraltro sono quelle che hanno il più alto numero di posti REMS. Quindi un tema che va affrontato in un certo modo e analizzato, però nemmeno a livello nazionale si riesce ad avere un dato attendibile su quanti sono i pazienti, le persone effettivamente in lista d'attesa, perché nemmeno a quello, dopo diversi mesi di lavoro, si è riusciti ad arrivare ad un dato attendibile. Grazie Pietro Pellegrini, soprattutto per la presa, il focus portato sul carcere, che è un luogo di detenzione sociale che ha bisogno, contestualmente alla riforma di cui parliamo oggi, di una grande riforma, perché certamente il carcere così com'è è un luogo in cui i diritti e la dignità sono calpestati, e quindi non deve essere dimenticato, e noi non vogliamo che il carcere rimanga quello che è una azione decisa, quella che va portata, perché il carcere sia un luogo non per poveri, soggetti emarginati o con problematiche e con colpe minori, proprio per costruire un luogo di contenimento, se non di contenzione, insomma un luogo in certi casi anche di tortura. Quindi questo è evidente, dobbiamo far esplodere tutte le contraddizioni. Allora, la parola a Riccardo De Vito, che è presidente di Magistratura Democratica, poi chiederei a Stefano Cecconi di governare le richieste di parola e l'attribuzione degli interventi, che credo saranno tanti. Grazie, mi sentite? Bene. Allora, credo che il motivo principale, appunto, di questa riforma, il motivo per il quale la condivido, è appunto in quella frase che Pietro Pellegrini ha appena ripetuto: la responsabilità è terapeutica. E quindi adottare il punto di vista della persona con disabilità psicosociale, che è la terminologia poi correttamente, a mio avviso, introiettata nella proposta di disegno di legge, anziché le fasulle esigenze di tutela della salute viste dal punto di vista della comunità o della collettività, che in realtà altro non erano che esigenze di sicurezza. E del resto, chi frequenta le aule giudiziarie e il carcere si rende conto che lo stigma dell'internato, lo stigma dell'infermo di mente è una cosa che non si toglie più dalle persone. Si guadagna nell'aula giudiziaria e non si toglie più dalla persona, impedendo di fatto qualsiasi percorso di reinserimento sociale effettivo. È un pericolo enorme, la totale desoggettivizzazione della persona,
E quindi nell'ottica invece di restituzione della soggettività, io credo che anche la responsabilità faccia parte di questa soggettività. Quindi amputare la persona della responsabilità è uno dei lasciti di un diritto penale di un'altra epoca. Avverto però naturalmente anch'io dei pericoli in tutto questo, che per così dire da questo disegno di legge possa essere soltanto a sua volta amputata una parte, magari raccolta con favore dalla politica o dalle pulsioni di panpunitivismo contemporanee, per appunto esigenze di neuretribuzionismo o addirittura di populismo penale, per cui è bene che il folle stia in carcere. Ecco, la cosa peggiore è che se diciamo lasciare al dibattito pubblico soltanto spezzoni di questa riforma e che si possano cogliere soltanto spezzoni di questa riforma. Per cui sostanzialmente l'unica cosa che andremo a mutare nella realtà è che le persone con disturbo psicosociale possano entrare in carcere. Io credo che il disegno di legge sia già strutturato con degli, per così dire, meccanismi di difesa rispetto a questi pericoli che ho postulato. E peraltro devo dire che io già le persone portatori di disturbo mentale in carcere già le vedo. Vedo semi-infermi di mente con misura di sicurezza ai quali viene applicata la LEMS, che nell'attesa della residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza stanno barbaramente in carcere, senza alcun titolo detentivo peraltro. Vedo persone condannate per in alcuni procedimenti, sempre per quel meccanismo assolutamente critico e impazzito della perizia psichiatrica all'interno del processo penale, che peraltro spesso è una perizia psichiatrica del tutto scollegata da una continuità di cura, del tutto slegata dai dipartimenti di salute mentale, del tutto slegata dalla possibilità di avere una fotografia reale della persona. Ecco, vedo persone condannate, in nome di questa schizofrenia, vedo persone condannate in alcuni procedimenti come persone perfettamente, nel gergo del codice penale attuale, capaci di intendere e volere, prosciolte per infermità mentale in altri procedimenti, per cui devono espiare prima la pena e tu all'esito della pena come magistrato di sorveglianza ti trovi magari a dover applicare una misura di sicurezza, ma nel tempo che è necessario per la REMS attendono nuovamente in carcere. Personalmente a me non è mai capitato di dover dare la REMS, come si dice in gergo, mi è capitato un'unica volta e curandomi attentamente della scarcerazione alla fine della pena, però già le persone con disturbo mentale sono in carcere e in carcere per queste persone, ora come ora, non c'è nulla. E tutto questo non mi basta, però io credo che per mandare avanti questo disegno di legge dobbiamo assolutamente evitare l'idea che il disegno, che tra di noi è pacifica, ma che non può non essere pacifica fuori di questa comunità, che questa legge serva a portare le persone con disturbo mentale all'interno del carcere. Quindi questo è il primo obiettivo politico da evitare. Il secondo obiettivo da evitare è che questo primo obiettivo che ho detto di fatto venga realizzato, perché il carcere non è cambiato. Perché portare adesso le persone con disturbo mentale all'interno di quel carcere, che giustamente parlava Franco, parlava Pietro, cioè un carcere che è addirittura patogeno da un punto di vista psichico, sarebbe veramente una iattura. Quindi questo va evitato. Credo, ripeto, che la legge abbia i suoi contemperamenti, in particolar modo vedo che c'è una sospensione dell'ordine di esecuzione molto più ampio, cioè per più tempo, 90 giorni rispetto a quello che avverrebbe nei confronti di persone non portatori di disturbo mentale. C'è una misura alternativa che preveda
un'assenza di limite edittale alla pena, però dobbiamo stare attenti appunto a cioè cercare di costruire con attenzione quei meccanismi. Penso per esempio a immaginare già un nuovo carcere per questo. Ecco, secondo me questo disegno di legge di cui discutiamo, a mio avviso, convincendone parlando con tanti psichiatri, fondamentale, deve andare di pari passo con una riforma dell'istituzione penitenziaria che non sia un aggiornamento importante come quello che veniva dalla commissione Giostra e dai lavori degli stati generali della pena, degli stati generali dell'esecuzione penale, ma che sia una nuova rivoluzione del carcere. Se dobbiamo portare la tutela della salute mentale nel territorio, dobbiamo portare, e attraverso questa legge, dobbiamo portare la pena nel territorio, altrimenti il rischio è che la deterritorializzazione che colpisce i detenuti colpirà definitivamente anche le persone con disturbo mentale. Per cui dobbiamo anche parallelamente attivarci per immaginare un carcere diverso, a mio avviso assolutamente necessario, perché il carcere di ora, con i numeri del carcere di ora, fa ammalare le persone sane, ammesso che ci sia un confine adesso, per dirla in termini semplici. Un sistema penitenziario che prevede 800 educatori, adesso funzionari giuridici pedagogici, per 60.000 detenuti, è un sistema che fa ammalare le persone sane. E non c'è possibilità di ampliare il numero degli educatori, bisogna portare la pena nel territorio, ripensare a quello che Sandro Margara chiamava le case comunali per l'esecuzione della pena, cioè portare la gran parte dei detenuti non pericolosi nel territorio. A quel punto anche la riforma di cui parliamo ha lievito, per così dire, per evitare i più grandi rischi. I più grandi rischi sono che le persone con disturbo mentale vivano con più sofferenza le tragedie che i detenuti vivono all'interno degli istituti penitenziari oggi. Faccio un solo esempio, per esempio, mi pongo il grave problema, naturalmente, della applicazione dei reati ostativi alla persona portatrice di disturbo psicosociale. Bisognerà trovare un accomodamento legislativo per evitare quel rischio, perché se il valore della psichiatria è di cui qui discutiamo, naturalmente fenomenologica chiamiamo, era mettere tra parentesi la diagnosi, gli educatori, i magistrati di sorveglianza, gli avvocati che si confrontano con la pena oggi si trovano di fronte allo stesso problema: mettere tra parentesi il reato per guardare la persona. Questa cosa è necessaria farla con tutti i condannati detenuti, ma a maggior ragione con i condannati detenuti portatori di disabilità psicosociale. E allora andare incontro alla penalità, per così dire, dei sani anche per queste persone può comportare questi rischi. E naturalmente io mi ritrovo nel binario che vuole, per così dire, portare avanti con radicalità questo obiettivo, perché ogni, per così dire, piccola deviazione dal binario, come per esempio lasciare nel sistema la semi-imputabilità, la semi-fermità di mente, naturalmente comporta un processo di etichettamento che è quello che poi alla lunga ti porta fuori dalla società. E però forse qualche accomodamento andrà trovato se appunto a qualcuno dovesse venire in mente di sfilare da questo disegno di legge soltanto alcune parti, e soprattutto invece il nostro compito sarà portarlo avanti in quello che Pietro chiamava prima un'ottica complessiva di rivisitazione di tutta la penalità. Grazie. Grazie, grazie Riccardo. Hai posto mica problemi da poco. È chiaro che non tutto è risolvibile con questo disegno di legge, però questo deve fare i conti con la realtà complessa che hai appena rappresentato. E penso che ci siamo su questo almeno. Adesso io ho iscritti a parlare Michele Passione, Massimo Cozza, e poi chiedo anche a altri di iscriversi per intervenire. Michele, prego. Attiva il microfono e intervieni.
Mi sentite, sì? Michele Passione. Ti sente? Sì, ora sì. Vai. Allora, intanto buonasera a tutti. Vi chiedo scusa in premessa, io ho parlato 3 ore stamattina a una lezione online e sono stremato, quindi può darsi che dica stupidaggini, però mi interessa innanzitutto riprendere il filo conduttore di quello che ha detto Riccardo, che ringrazio perché mi pare molto importante da tenerlo presente, perché testardamente, weberianamente, io sono abbastanza interessato alla sostanza delle cose, alle ricadute delle scelte che si assumono, molto più che all'affermazione di un principio ottimo ma pericoloso se affidato alla vulgata populista e alla traduzione storta che potrebbero dare anche coloro i quali dovessero raccogliere queste sollecitazioni. Mi riferisco esattamente, per l'appunto, al rischio, che mi pare più che un rischio una certezza se non ci preoccupiamo subito, e a quelli che saranno i nunzi di questo disegno, di questa proposta di legge, non so se Franco, Grazia, certamente non io, attraverso i pochi parlamentari che abbiamo a disposizione come interlocutori più o meno affidabili, chiederei davvero di curarsi di questa cosa, cioè che questa consegna ideale di quello che abbiamo partorito non diventi qualcos'altro o non venga messo nelle mani di qualcuno che magari qualche anima bella che pensa poi di mandarlo nelle mani di qualcun altro che per eterogenesi dei fini fa il contrario di quello che abbiamo pensato. Quindi, per dirla chiaramente, ho anche di recente lungamente parlato con Daniele Piccione, che mi spiace che non sia qui stasera ma che forse avrà modo di recuperare questi lavori, della idea alla quale sono, che nasce da un'esperienza pratica, che è quella di Stefania, di Riccardo e dei giuristi pratici che sono qui, se ce ne sono, adesso non mi pare che ce ne siano altri oltre a quelli che ho menzionato, che insomma riconoscere una diminuente di pena, non chiamandola evidentemente seminfermità, ma riconoscere una diminuente di pena. Ora la dico male perché sono stanco, ma per capirsi esattamente come mi pare Franco ricordasse in premessa, non si toccherebbe la diminuente di pena della minore età. È evidente che minore età e semi-infermità sono cose diverse, ma voglio dire, se noi non siamo i 5 Stelle che aboliscono la povertà con un tratto di penna, quindi non aboliamo la malattia mentale scrivendo che non esiste. Esiste. Solo che ne affermiamo la come dire, presa in carico della cura e non della sicurezza. Il rischio è che invece otteniamo, beh, Franco, scuoti la testa, poi t'ascolto, però voglio dire, per me vale la sicurezza della cura e non la cura della sicurezza, da sempre. Si tratta di vedere cosa si intende per cura. Allora, se noi riteniamo che delle persone non certo obbligatoriamente, ma con una presa in carico di comunità, possano essere accompagnate verso un percorso di cura e di responsabilizzazione, io penso che il rischio di un'affermazione di responsabilità che non faccia i conti con quello che noi quotidianamente vediamo, cioè la merda che c'è nelle articolazioni di tutela salute mentale e in tutti gli altri posti detentivi che non corrispondono a quello che si voleva fare durante l'esperienza delle commissioni ministeriali, cioè creare dei luoghi a completa gestione sanitaria. E guardate, l'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario è stato modificato perché è stata eliminata anche quella previsione minimale che c'era prima di supporto psichiatrico in carcere, che oggi viene ulteriormente ridotta. Non so se c'è un'ulteriore previsione in quel capitolo che riguarda la giustizia e che afferisce al recovery plan. Sta di fatto che già oggi l'articolo 11 sul punto è modificato. Quindi io sono obiettivamente preoccupato del fatto che, affermata la responsabilità che è giusto fare, a proposito, ma qui davvero sono stanco,
non riesco a comprendere la modifica del 70,1 che è stata prevista, laddove si elimina l'ipotesi della incapacità sopravvenuta. Non capisco se la si intende come quindi se sopravviene un'ipotesi, se c'è un'ipotesi di incapacità, si sottopone a perizia che sia un'incapacità non sopravvenuta o originaria, la si equipara. Io così però la leggo come se improvvisamente uno impazzisce, la dico male, ma per capirsi, ed è quello che improvvisamente impazzisce e non se ne tiene conto ai fini della sua capacità di partecipare al giudizio. Ho la sensazione che, ripeto, sono stanco, ma forse quella ipotesi andrebbe riformulata, anche perché se non è chiara, presta il fianco a qualche equivoco. Il riferirsi alla sentenza 73 del 2020 della Corte Costituzionale, quale soluzione ottimale per risolvere la questione della pena diminuita nei confronti di colui il quale abbia commesso il fatto. Anche a cagione della sua infermità o seminfermità mentale, non è una buona soluzione. Intanto perché quella sentenza risolve una questione completamente diversa, cioè l'impossibilità di bilanciare una recidiva qualificata sulla attenuante dell'89, che non c'entra niente. Quindi il principio che afferma è che la si deve poter bilanciare, affermandone anche la prevalenza. E poi quella corte si libera della questione dicendo che insomma la collettività può star tranquilla perché diminuire la pena non vuol dire lasciare scoperta la collettività da esigenze di sicurezza sociale perché ci sono le misure di sicurezza. Quindi viene evocata quale miglior soluzione al problema l'applicazione di una misura di sicurezza. Quindi davvero chiediamoci se quello che noi vogliamo e su quale non vorrei fraintendimenti, io l'ho detto a tre, io sono assolutamente d'accordo sull'idea che sta dietro a questa proposta di legge. Dico solo che prima di licenziarla bisogna preoccuparsi veramente delle conseguenze. Così come sono preoccupato del fatto che, come dire, si lasci un po' sullo sfondo il destino delle REMS, perché non mi pare che in questo periodo di pandemia le regioni abbiano dato buona prova di sé nel fronteggiare esigenze di salute pubblica attraverso decisioni, come dire, meditate che non fossero affidate ad altro tipo di suggestioni. L'ultima cosa che vorrei dire, probabilmente me ne verranno in mente altre, ma insomma, pazienza, è meglio ascoltare. Questa ripulitura semantica che io apprezzo sempre molto, per cui la parola internata andrebbe abolita dalla faccia della terra e tante altre che ancora permangono nel nostro ordinamento, ma la ripulitura semantica che traduce infermità mentale in disabilità psicosociale, al di là del fatto che, ora lo dico, diciamo, rievocando l'esperienza della commissione ministeriale, questa roba noi oggi la scriviamo come vogliamo, possiamo anche chiamarla Katia Poneti piuttosto che infermità mentale, sta di fatto che poi finisce nelle mani di qualche giurista, il quale disabilità psicosociale non la farà passare mai perché è, come dire, troppo lasca e assolutamente non soddisfacente da un punto di vista della tassatività, ma questo sarebbe affare poi dell'ufficio legislativo. Io quello che dico e mi metto zitto è che mi è venuto, ovviamente capisco diciamo, la ragione per la quale credo sia più che altro un'idea di grazia, si è pervenuti a questa indicazione, però segnalo che quella disabilità psicosociale fa riemergere di nuovo per eterogenesi dei fini l'articolo 133,2 numero 4 del codice penale che la legge 81 ha eliminato quale parametro di riferimento per la valutazione della pericolosità sociale. Cioè si dice, siccome c'è una disabilità che nasce da un contesto sociale, beh, anche se no non capisco il psicosociale, ma a me pare evidente che allora chi ha difeso quella legge, e io fra questi, ha ritenuto di poter ovviare a quelle critiche che si appuntavano sull'eliminazione di quei fattori, dicendo, leggiamoli in bonam, è evidente che quando c'è una rete sociale che sostiene la persona che ha quel problema, la si deve poter valutare appunto in bonam, ma non si dovrà più dire che una persona che è priva di sostegno economico, sociale, familiare, è pazzo per ciò solo.
Il valorizzare una disabilità psicosociale, l'evocare la disabilità psicosociale, mi fa un po' preoccupare che riemergano in Malam quei fattori come favorenti una incapacitazione da un punto di vista della sanzione che verrà data, che poi sia di penale responsabilità con pena e poi si starà a vedere, è un altro di quegli aspetti di cui sono preoccupato e sul quale mi pare che questa proposta di legge presenti ancora delle lacune, nel senso che non si comprende bene nel momento in cui noi non prevediamo una diminuzione di pena e lasciamo l'affermazione della responsabilità che ha certamente valenza terapeutica, non si comprende bene quale sia la sorte delle persone di cui si afferma la penale responsabilità e le conseguenze che questo determina nel momento in cui un giudice, in nome del popolo italiano, stabilisce una pena e dovrebbe poi anche occuparsi, io sono molto affezionato a quest'idea, sin da quando irroga la pena, anche della tenuta costituzionale di quella pena. Cioè, non possiamo lasciare al giudice dell'esecuzione o a Riccardo De Vito, magistrato di sorveglianza, di declinarla in maniera conforme alla Costituzione e di quantificarla. Mi accorgo che ho fatto molta confusione nelle cose che volevo dire perché sono veramente stanco, però se volete sono buttate lì, se qualcuno ha, come dire, scorto fra le pieghe di questo discorso sconclusionato qualche elemento che può determinare ma non per sentirmi dar ragione, anzi spero che qualcuno mi dia torto, però insomma mi pare che siano considerazioni quantomeno sulle quali riflettere, perché il rischio è davvero che qualcuno si appropri di questa proposta che nasce con i migliori auspici nella montagna di Trecco, quindi dove dobbiamo tornare, diciamo, e venga poi declinata in forma storta. Tanto saluto Andrea Sandra, che non vedevo da un sacco di tempo, la chioma di Branduardi mi fa un po' invidia. Grazie Michele. No, penso che alcune delle questioni che hai posto invece debbano essere attentamente valutate. Anche questa sulla definizione di disabilità psicosociale che non entri in contraddizione con quello che abbiamo voluto fortemente fosse eliminato dalla norma precedente, cioè valutare l'abbandono delle persone come un problema loro, come una concausa loro di pericolosità sociale. Quindi è assolutamente utile questo contributo. Penso che sia risolvibile con attenzione, tenendo conto delle osservazioni che hai fatto. Adesso io ho Massimo Cozza e Salvatore Barone. E poi chi altro si iscrive? Grazie Stefano della parola. Io volevo fare una premessa, ovviamente sono molto d'accordo con questa iniziativa legislativa, però vorrei fare alcuni appunti dal mio luogo di osservazione. Per chi non lo sa, io sono il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 2, che è l'ASL che ha come quartieri Tor Bella Monaca, Laurentino 38, San Basilio, cioè diciamo la parte più disastrata dal punto di vista sociale di Roma, e all'interno del dipartimento abbiamo anche il polo penitenziario di Rebibbia. In realtà sono quattro istituti, non è solo un carcere, ma sono quattro carceri messi insieme. Per cui io quello che volevo dire è quello che vedo io dal mio punto pratico quotidiano che vivo nel mio dipartimento che potrebbe essere, spero, d'aiuto per il percorso di questa iniziativa che, ripeto, condivido. Il primo è una criticità che c'è, che io vedo, rispetto al vuoto normativo su quando un detenuto che dovrebbe andare in REMS in realtà non c'ha il posto REMS e che quindi si pone il problema sul che fare. Poi giustamente adesso stanno arrivando anche le sentenze della Corte Europea e
ogni il DAP e il magistrato che se ne occupa, ognuno fa una cosa diversa. Per cui c'è chi arriva e chiede al direttore DSM di trovare una struttura entro 24 ore. Chi dice deve rimanere in carcere, però poi lo stessi magistrati hanno denunciato direttori del carcere per tenerlo dentro il carcere, perché giustamente dovrebbe essere libero, ma anche curato, ma se non c'è posto, no, si sa come fare. E questo vuoto normativo che sta creando almeno sta creando una diversità. Io vi farei vedere le decisioni che mi arrivano sul tavolo dei magistrati, sono una diversa dall'altra, perché ovviamente ognuno poi fa come ritiene più opportuno. E quindi questo può creare due sbocchi: o quello che si è detto, aumentiamo allora i posti REMS, ma su questo, al di là del fatto che ovviamente aumentare i posti REMS è assolutamente, come dire, è sbagliato per i percorsi che abbiamo sempre detto, ma non risolverebbe neanche il problema, perché un altro punto di osservazione che io ho sono le perizie che vengono fatte da miei colleghi rispetto al fatto che quella persona viene giudicata appunto incapace e quindi che deve andare il REMS. Io ho letto delle cose che definirei veramente paradossali, ve ne dico una, che è la prima che mi viene in mente, ma ne potrei fare veramente tanti esempi. Quella persona ha commesso il delitto insieme ad altre, tutte insieme, in una quindi organizzazione, e però il perito ha detto che l'ha commesso perché aveva un impulso a delinquere. E quindi un disturbo di personalità e che quindi le deve andare il REMS. Allora, qual è quello che vedo io? Che il REMS, la REMS, è meglio del carcere, qualcuno prima l'ha detto, e quindi la domanda crea l'offerta e quindi gli avvocati, al di là dell'aspetto che vi sono anche i provvisori che non ci dovrebbero essere, però noto che c'è una tendenza. Intanto va in REMS come un passaggio, come dire, positivo rispetto al carcere. Quindi il tentare di aumentare i posti REMS, secondo me, sarebbe anche da questo punto di vista una scelta sbagliata, perché all'infinito la gente chiederebbe sempre di più di andare in REMS. E quindi a maggior ragione, questo penso che sia un argomento, qualcuno prima ha detto strumentale, questo della lista di attesa del vuoto normativo per portare avanti la nostra proposta. Dobbiamo anche stare attenti però, perché nella proposta ci sta scritto anche giustamente strutture idonee, ma la stessa cosa ci scrivono i magistrati. Qualcuno mi scrive una struttura contenitiva, una struttura che si può controllare, cioè voglio dire, siamo attenti, non esistono strutture idonee per chi ha, cioè idonee nel senso contenitivo, perché se no poi ritorniamo alla logica manicomiale. Le strutture del Dipartimento Sperimentale sono quelle del progetto obiettivo, punto. Non è che dobbiamo creare, perché qualcuno dice creiamo una rete di strutture chiuse al posto delle REMS, ecco, stiamo attenti, non ci deve essere il mandato che già adesso ci danno alcuni magistrati che mi scrivono dicendo lei mi deve trovare una struttura contenitiva, una struttura dal quale il paziente, io lo devo dimettere, devo uscire dal carcere, non c'è posto in REMS, mi trovi una struttura contenitiva. Ora, stiamo attenti a non creare una rete di queste strutture contenitive, perché c'è un gioco delle responsabilità tra DAP, il magistrato e dipartimenti di salute mentale. Dopodiché, adesso a me ultimamente mi arrivano anche i carabinieri, per cui ho avuto carabinieri che di regioni completamente diverse.
che adesso chiedono a tutti i dipartimenti di salute mentale se ci sono delle strutture per poter inserire detenuti in lista di attesa. Cioè, quindi non è più solo il DAP, ma sono anche i carabinieri che intervengono in questa, ovviamente sempre su input del magistrato che dà questo compito al carabiniere perché non sa che cosa fare con quel detenuto. Quindi un tema che io vorrei porre è quello che è di stare attenti anche nella prossima legge, che mi auguro che riusciamo a portare a casa questo splendido risultato, di non dare, come dire, la sensazione che dobbiamo riaprire strutture idonee con un numero limitato, ma deve essere preso in carico dal Dipartimento di Salute Mentale. Qui io direi che questo forse è un termine più adatto. Ultima cosa, e mi taccio, è il problema della salute mentale in carcere. Allora, io ultimamente ho visto una delle linee guida della conferenza delle regioni, che non so se qualcuno di voi ha visto, ma ci sono delle linee guida delle quali è stato chiesto il parere alle regioni già elaborate da un gruppo di lavoro della conferenza Stato-Regioni, che dicono, io dico finalmente, cosa significa salute mentale in carcere. Sono delle linee guida, devo dire, non, almeno dalla mia lettura, non negative, anzi, più positive che non, in cui mettono un'integrazione, cioè non costruiscono delle mura, perché poi in carcere la richiesta che di solito viene fatta dal DAP è quello, vi fate, cioè i detenuti che hanno problemi psichiatrici vanno rinchiusi in delle sezioni che devono avere delle mura isolate, e divise dal resto del carcere. Ora, queste linee guida mi sembra che invece agiscano in una maniera di integrazione all'interno dell'ambiente del carcere e parlano, per fortuna, di un disagio psichico dell'istituzione carcere e non, quindi demandano alla psichiatria la risoluzione dei problemi rispetto alla salute mentale in carcere. Mi riferisco anche, ad esempio, a tutta la tematica dei suicidi, che è una tematica molto importante. Queste linee guida dicono che, per fortuna, tra virgolette, che il suicidio non è un tema psichiatrico, è un tema dell'ambiente carcerario. Quindi come dire, la responsabilità non è perché lo psichiatra non gli ha dato quelle gocce o quell'altre, ma il tema è come si vive in carcere, quali sono appunto le prospettive di quella persona. Io penso che accanto a questa legge ci debba essere un'iniziativa forte per la salute mentale in carcere. Quando mi dico forte, e anche con ben queste linee guida, ripeto, io rivediamole, ancora penso siano in bozza, possono essere una possibilità, ma poi quello che serve è avere le risorse per poterle attuare, così come diceva prima Pietro Pellegrini, servono ovviamente poi le risorse per poter attuare i diritti da parte dei dipartimenti di salute mentale. Io ricordo la cosa banale che molti di voi sanno, che abbiamo il 3,5% di risorse rispetto al 5% che serve, abbiamo un terzo del personale in meno, e le circa 14.000 operatori in meno, e quindi questa cosa va portata in parallelo in avanti. Però sulla salute mentale in carcere io penso che vada investito molto in termini di criteri e di risorse. Io non affiderei, come è stato detto prima da qualcuno, mi sembra, poi alla come dire, disponibilità da parte dei singoli dipartimenti o delle ASL o delle regioni che cosa fare. Io penso che ci sia bisogno delle indicazioni e delle risorse necessarie per poter attuare anche una salute mentale in carcere adeguata, fermo restando che l'obiettivo nostro ovviamente è l'alternativa al carcere, il curarsi fuori. Ma prima di fare in contemporanea, diciamo, dobbiamo anche creare nei carceri in Italia
una possibilità di intervento da parte del Dipartimento di Salute Mentale con delle indicazioni, un po' come è stato fatto per la questione REMS, in cui sono state fatte delle indicazioni nazionali, in cui ci sono state delle risorse specifiche da investire e la cosa ha funzionato, le REMS sono state fatte, pur con le criticità, però, come dire, il risultato è stato portato a casa. La stessa cosa penso che debba essere fatto per le carceri. Grazie Massimo, beh, un sacco di indicazioni e suggestioni che peraltro abbiamo condiviso in tante discussioni comuni. E quindi bisogna tenere. Alcune sono trasferibili nel disegno di legge, altre evidentemente appartengono a un'iniziativa più complessiva sul diritto alla salute mentale, alla tutela della salute mentale in carcere, non soltanto. E comunque sarà bene che ne teniamo conto, perché poi tutto questo. Altrimenti rischia di far circoscrivere un'iniziativa che invece è molto più ampia. Io adesso ho Salvatore Barone e Stefania Amato iscritti a parlare, poi Katia Ponetti e Giulia Melani e anche Michele Miravalle. Quindi prego, Salvatore, prego. Raffaele, Raffaele Barone, è Scusami, giusto? scusami, scusami. Salvatore Barone è un compagno della CGIL che lavora con me da molti anni e quindi sono condizionato da questa cosa. Mio fratello si chiama Raffaele. Vai, No, vai. volevo fare tre concetti. Naturalmente sono d'accordo su questa proposta di legge. Volevo però sottolineare alcuni aspetti. Uno è specificare meglio questo aspetto della psicosociale, che a me sembra molto generico, perché sento che c'è il rischio di psichiatrizzare troppo poi da parte dei giudici l'intervento della psichiatria più che dei servizi di salute mentale. L'altro concetto andrebbe, secondo me, specificato meglio, dettagliato, i confini, eccetera. L'altra cosa, chiarito. Cosa poi il concetto di responsabilità, qualcuno ne ha parlato. Prova a spegnere il video, Salvatore. E Raffaele. Raffaele, prova a spegnere il video. La responsabilità. Uno tiene anche il concetto di responsabilità, perché responsabilizzazione è uno degli aspetti più importanti del processo di guarigione. La responsabilità, perché io parto da preoccupato di alcuni aspetti. Mi sentite? Mi sentite? Però prova a spegnere il video. L'ultima cosa era quella un po' del potenziamento dei servizi di salute mentale, perché la legge 81 è stata, secondo me, l'ho spento, sì. Ho visto che per quanto riguarda le REMS, secondo me ha funzionato un po' di meno rispetto al potenziamento dei servizi di salute mentale, perché se non servizi di salute mentale, il rischio che poi il personale viene dirottato direttamente al carcere. Ti abbiamo perso, Pietro, Raffaele. Proviamo con Stefania. Stefania Amato. Provi tu? Sì, mi sentite? Sì, spero di sì. Sì, Sì, proprio pochi secondi. Volevo solo precisare una cosa chiedendo a Mimmo Passione, col quale per il vero sono d'accordo, però chiedendogli di abbassare un attimo la clava, perché il riferimento alla sentenza 73 della Corte Costituzionale, se ne era parlato anche a Treppo, forse l'avevo introdotto io, però era sul punto, che è ovvio che è una sentenza che interviene
sul sistema in vigore, sul sistema vigente doppio binario, poi si parla della misura di sicurezza, è vero, però il tema era quello del minor grado di rimproverabilità soggettiva dell'agente come base e giustificazione di una diminuente di pena nel caso del reato commesso appunto dal malato psichiatrico. Per cui io mi sento di accoratamente rinnovare l'invito a una riflessione sul tema che evocava anche Mimmo prima, cioè quando si parla di reati gravi puniti con la pena dell'ergastolo, tenuto conto che oltretutto dopo Treppo è arrivata la sentenza il 3 dicembre, credo sia stata depositata, sul divieto dell'abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, che ha retto e attualmente c'è. Quindi, alla luce anche di questo, secondo me, anche senza intervenire sull'89, che può essere abrogato come nella proposta, però anche solo inserendo nell'88 un richiamo alla possibilità per il giudice di diminuire la pena esattamente come avviene per i minorenni, credo si potrebbe salvare questo profilo che non toglie nulla al concetto su cui sono d'accordissimo della responsabilità terapeutica, però tiene anche conto del minor grado di rimproverabilità e quindi consente di arrivare a una pena espiata poi nelle misure, nelle modalità che tutti auspichiamo, diverse, però diversa per il malato psichiatrico. Quindi era solo questo. Basta. Grazie Stefania, Weaver Dream. Nerina Dirindin. Nerina? Sì, ecco, mi sentite? Io volevo intanto ringraziare chi sta facendo questo grande lavoro, dal quale non ho che da imparare, quindi non ho nulla da aggiungere. Però ho chiesto la parola per un'informativa, sulla legge 137, del 2020, perché probabilmente alcuni di voi conoscono questo articolo. Ma noi l'abbiamo scoperto, alcuni di noi l'hanno scoperto solo qualche giorno fa. Quello che è successo è indicativo della delicatezza, della confusione, spero non anche della scarsa lealtà, che nei rapporti fra i diversi ministeri, si osserva. In occasione della conversione in legge del decreto ristori dell'ottobre 2020, l'articolo 23, che conteneva elementi definiti dalla giustizia per prevenire o comunque trattare l'infezione da coronavirus, è stato modificato in Parlamento. Ed è stato aggiunto un articolo 23 quinquies, il quale prevede lo stanziamento di 1 milione, pochissimo, ma è significativo il tentativo, 1 milione di euro per implementare, leggo letteralmente, implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle REMS. Questo milione è preso dal Fondo Unico Giustizia, il quale è utilizzabile secondo indicazioni che sono contenute in una legge, che secondo alcuni di noi non prevedono che possa essere utilizzato per le finalità che sono state messe, però è estremamente importante che lo si sappia. Perché questo dimostra che mentre da un lato si lavora in un certo senso, da un altro ci si comporta in tutt'altro. Ora, in particolare, c'è un gruppo di lavoro presso Agenas che sta lavorando su miglioramenti nell'ambito delle REMS, è un tavolo che lavora con grande difficoltà, Pietro Pellegrino è presente ovviamente, e per fortuna. Con grande difficoltà a contrastare le proposte che il Ministero della Giustizia fa regolarmente e che sono già state anticipate sin dall'inizio di questo incontro rispetto alla nostalgia di qualcosa che dovrebbe invece costituire il passato. E quindi, mentre in un tavolo si lavora a pensare come affrontare il tema delle non ancora perfettamente funzionanti REMS,
da qualche altro tavolo il legislativo della giustizia ha dato l'ok all'aumento delle risorse per aumentare il numero e la capienza delle REMS. La cosa sorprendente è che questo emendamento nasce da una proposta di alcuni senatori 5 Stelle che vorrei leggervi, non per additare responsabilità che pur ci sono, ma perché io penso che almeno alcuni di questi non hanno idea di che cosa vuol dire questo articolo, e quindi se qualcuno nel proprio territorio potesse fare chiarezza non sarebbe male. Sono i senatori Piarulli, Granato, Ferrara, Montevecchi, Nocerino, Angrisani, Labbate e Trentacoste. Alcuni di questi conosciamo come senatori, o meglio senatrici, che hanno sempre tentato di mettere soldi per aumentare il numero delle REMS, fino ad ora non ci erano mai riusciti. Altri sono senatori che probabilmente hanno aderito in buona fede alla proposta di qualche collega, altri invece che hanno voluto espressamente proporre questo emendamento. Il vero problema è che questo emendamento ha avuto il parere favorevole del legislativo della giustizia e a quanto pare non è neanche passato il legislativo della sanità, perché nella concitazione di una conversione in legge di un decreto che riguardava i ristori, alla sanità sono stati passati gli emendamenti che riguardavano i suoi articoli e non quelli delle altre amministrazioni. Ecco, scusate se mi sono permessa di prendere qualche minuto, ma insomma è bene che tutti noi lo sappiamo e ognuno di noi cercherà di essere più attento, ma soprattutto che sappiamo con chi abbiamo a che fare. Grazie. Grazie Nerina, hai fatto benissimo, perché va contestualizzata anche questa proposta. Questa infatti è considerata tecnicamente un'imboscata, quando gli emendamenti non sono... Sì, è così. E quindi voi tutti sapete, ma l'avevo detto all'inizio, adesso Nerina l'ha precisato, che qualcuno dalla giustizia ha fatto approvare un emendamento, con un finanziamento modesto relativamente, 1 milione di euro, non è niente comunque, per aumentare, ampliare gli spazi in REMS, gli posti in REMS, secondo quell'idea che appunto abbiamo anche tutta oggi contestata come la soluzione necessaria. Allora, adesso io ho Giovanna Del Giudice, Giuseppina Paolillo, poi Katia Ponetti e la Melani, che Giulia Melani, che interverranno. Giovanna, prego. Solo piccole cose. Intanto, in particolare dopo l'intervento di Nerina Digni, volevo dire che com'è importante, riprendendo le parole di Corleone, chiudere il cerchio. E quindi l'importanza in questo momento di questa proposta perché i rischi di tornare indietro in questo campo sono altissimi, e quello che è stato riferito da Nerina Grindin ne è un esempio e non l'unico. Ed è la prima questione. Poi ringrazio per il lavoro enorme che è stato fatto, anche di sintesi e di accoglienza di tutte le cose dette a Treppio, quindi ringrazio il gruppo di lavoro. Volevo dire piccole cose, ma ritornare, che in realtà sono state dette, già riprendere alcune cose già dette da altri, ma perché per confermare le mie preoccupazioni. All'articolo 11 il giudice deve scegliere idonea struttura. La parola idonea mi pare di una pericolosità enorme, per quello che è stato detto negli interventi di molti, si rischia di far considerare idonea le strutture chiuse, le strutture contenitive. Noi dai servizi della salute mentale viene continuamente posta la questione dell'aumento di domande di controllo sociale che arrivano ai servizi. Ecco, la parola idonea secondo me deve essere tolta. Certamente
quindi non idonea, ma in relazione al progetto terapeutico, quindi bisognerebbe metterli in luce, non so come fare, e quindi non lo propongo in questo momento, ma ci si può pensare una negoziazione tra le cose che scrive il Dipartimento di Salute Mentale e la scelta poi del giudice, ma la parola idonea mi pare pericolosissima. L'altra questione, il problema delle REMS, mi chiedo se non è necessario fare uno sforzo ancora fra di noi specificatamente sul problema che fine fanno le REMS. Il lasciare alle regioni mi sembra una questione un po' pericolosa, nel senso che una dei problemi centrali che affrontiamo in questo momento nella salute mentale è quella delle disuguaglianze regionali. Non vorrei che in queste disuguaglianze aumentassero sul tema di una scelta libera da parte delle regioni su questo tema della REMS. Anche qui non riesco e non credo che sia il caso che io proponga soluzioni, ma dico forse dobbiamo specificatamente in un incontro affrontare questo problema. Ho apprezzato molte cose dette da Riccardi. Sono però preoccupata per una frase di cui capisco il senso, ma che mi riporta che lui ha detto. Riccardo De Vito, scusami. Una frase che lui ha detto, di cui capisco e ho apprezzato il senso, ma che mi riporta a una preoccupazione. Bisogna mettere tra parentesi il reato e guardare alla persona. Ecco, il problema è che l'OPG nasce proprio dal fatto che non si è guardato al reato e si è guardato alla persona. Quindi le persone con disturbo mentale hanno avuto percorsi speciali e una legislazione speciale. Evidentemente non era questo lo spirito con cui è stato detto sono state dette queste parole, anzi uno spirito profondamente contrario a quello che poi ha determinato il doppio binario. E certo, questo lo capisco, però così mi pareva importante sottolineare e questo e dire che la questione del reato, e quindi se diciamo che le persone sono responsabili, se la malattia di mente, la persona, il disturbo mentale non toglie la responsabilità alle persone, beh, le persone devono anche rispondere in relazione al reato che compiono, anche se poi certamente bisogna immaginare che bisogna tener conto nel percorso di esecuzione della pena delle loro condizioni anche di sofferenza. Non so se è chiaro quello che tento di dire, ma volevo sottolinearlo. Anch'io sono mi sono posto dei problemi sulla parola sulla questione del passaggio da infermità mentale a persone con disabilità psicosociale, anche se, e lo ricordavamo anche a Treppio, certamente la Convenzione dell'ONU sulle persone con disabilità deve essere e deve sempre più diventare un punto di riferimento centrale per tutti noi. Ma da una parte riecheggiava quanto detto da Passione sul quanto la legge 81 ha detto sulla condizione psicosociale nelle mie orecchie, dall'altro mi ponevo il problema, certamente anche le persone che vivono l'esperienza della sofferenza mentale devono crescere, ma pensando proprio a una delle caratteristiche della Convenzione dell'ONU e dei principi posti dalla Convenzione dell'ONU, niente su di noi, senza di noi, se le persone con disturbo mentale
poi si ritrovano in questa definizione. È una questione che volevo affrontare, che volevo porre qui. Grazie, basta, ho finito. Grazie Giovanna. Ho solo un dubbio. Raffaele Barone, avevi chiesto di precisare qualcosa, di intervenire? No. Allora, abbiamo Giuseppina Paolillo. Prego. Giuseppina? Mi sentite? Sì. Mi sente? Bene, buonasera a tutti. Intanto appunto volevo fare un intervento rispetto appunto a quanto detto fino ad ora, che come ben si sa, cioè condivido assolutamente in linea teorica il principio di cui stiamo parlando e che stiamo portando avanti. Mi sentivo molto d'accordo con quanto espresso sia dal dottor Pellegrini con Riccardo De Vito, e alla luce dell'esperienza maturata in questi anni sia all'interno delle REMS, della REMS, sia sui percorsi giudiziari territoriali e nell'istituto penitenziario e in generale in salute mentale, di fatto quello che mi sento di dire è che, pur condividendo tutto l'impianto teorico che stiamo portando avanti, di fatto però mi sembra che bisognerebbe allargare lo sguardo più ad una condizione anche di percorso, non tanto di cura quanto di vita, nel senso che qui abbiamo a che fare con persone in cui le quali hanno una mancanza quasi totale di tutto ciò che dovrebbe essere garantito per una vita fatta di garanzie per il sostentamento, garanzie familiari, garanzie di che possano permettere quindi lo svolgimento di una vita che recuperi la propria soggettività e anche l'essere presente ad altri. Ora, anche io mi sono anche infilata nel mondo delle perizie, e di fatto quello che vedo, che almeno poi logicamente non essendo su tutti i tribunali, ma relativamente al tribunale di Parma, io trovo che sicuramente ci sono sia in ambito psichiatrico che in ambito legislativo delle differenze sostanziali che tengono conto sia della cultura personale, della sensibilità personale dei singoli operatori, e quindi anche le richieste che vanno quindi ad essere messe, quindi espresse nei confronti delle richieste delle perizie, dipendono molto effettivamente da come vengono appunto viste le condizioni sia della psichica del soggetto che anche le condizioni sociali. Ora, nel momento in cui una persona che viene arrestata anche alla sola modalità comportamentale che possa far desumere la presenza di una problematica psichica, oppure che di fatto abbia già una storia psichiatrica, di fatto va da sé che è quasi immediato che scatti quindi la perizia psichiatrica, la quale oggi va a chiedere soprattutto qual è il luogo di cura ideale, qual è il percorso di cura ideale, mettendo sempre anche, proponendo anche per fronteggiare la pericolosità sociale, qualora questa appunto venga evidenziata nel caso di incapacità totale o parziale, quindi la REMS come anche luogo elettivo. Ma questo non avviene soltanto da parte dei giudici, ma avviene anche da parte degli psichiatri, che fin dall'inizio hanno visto come le REMS come un luogo ideale, perché c'è comunque una condizione di inneggiare ai luoghi chiusi. Ma perché questo? Perché fondamentalmente oggi c'è una, come si è anche detto fino ad ora,
una crisi, penso, totale del sistema, una crisi di risorse, una crisi sociale, che tenga conto, che non tiene conto che è già difficile nella cosiddetta normalità affrontare la vita e con la pandemia lo abbiamo ulteriormente visto che nelle persone ancora più problematiche questi aspetti si sono ulteriormente accentuati. Ora, nell'esperienza REMS, nell'esperienza detentiva, nell'esperienza della salute mentale, sono quello che viene a mancare, ed è la richiesta maggiore, è effettivamente quella che è la dignità di ruolo. Cioè avere un ruolo sociale vuol dire avere anche una dimensione lavorativa, avere qualcosa che ti rappresenti e che ti possa permettere di poter costruirti un'identità che passi attraverso quindi una tua funzione sociale. Perché prima si parlava di disabilità sociale, ma che cos'è la disabilità sociale se questa si accompagna ad una disabilità intellettiva? Perché io ormai nell'esperienza fatta fino ad ora vi posso assicurare che tutti quelli che sono entrati in REMS e la maggior parte di quelli che sono detenuti abbiamo a che fare con persone che hanno una disabilità intellettiva al limite, con una scolarità bassissima, con delle povertà familiari e assenze di lavoro da lungo tempo, quando non hanno mai lavorato. Quindi se queste visioni, diciamo, dell'imputabilità o della non imputabilità, della capacità o della non le allarghiamo in una condizione di visione più sociale, come anche la psichiatria si è sempre voluta dare fondamentalmente, perché il costrutto che portiamo avanti appunto è quello biopsicosociale, allora mi domando se dobbiamo continuare a parlare di luoghi dove mettere le persone, perché non ci sono dei luoghi ideali o dei luoghi che tengano sine die, perché poi alla fine veramente è finché morte non ci separi, perché per molti è avvenuto così, e ancora oggi quando la complessità purtroppo psicopatologica, di vita e quando si associano dei reati gravi, spesso è finché morte non ci separi dalle istituzioni, perché veramente non c'è riscatto sociale. E questo è il problema, perché fondamentalmente incombe la paura della riproposizione del medesimo reato, di un altro reato, e quindi anche nel momento in cui ci sono misure alternative anche alla detenzione, queste non finiscono più. E questo anche l'aspetto, ma non finiscono più principalmente nella persona stessa che ha commesso il reato, che vi garantisco che alla luce veramente dell'esperienza di questi anni, sono, la REMS è ancora priva di significato per le persone che ci entrano dentro. Io ci ho impiegato 3 anni per far comprendere ad una persona il concetto di proscioglimento, pensando che fosse l'equivalente di assolvimento dalla pena, quando avrebbe desiderato andare in carcere, perché anche socialmente la pena è maggiormente codificata, è maggiormente legittimata, ma soprattutto c'è un fine e forse anche la possibilità di un riscatto, della possibilità di dire alla collettività io ho pagato per quello che ho fatto, cosa che forse non è così reale per quanto riguarda le REMS, che hanno un costrutto, secondo me, ideale operativo di valore, ma che forse andrebbero molto più tarate da un punto di vista proprio di implementare quelle che sono le condizioni sociali di un'identità di ruolo. La mancanza del lavoro, la mancanza di una dignità veramente sociale priva qualsiasi riscatto sociale. E questo, secondo me, è nelle REMS per quanto riguarda le persone che appunto hanno un'incapacità, una semi-incapacità, e anche per quanto riguarda l'aspetto detentivo. Fin quando si continua a far lavorare le persone in carcere per 3 mesi, perché bisogna dare la possibilità a tutti di poter lavorare e facendo dei lavori che sono soprattutto umili, perché non ci sono lavori che tengano conto di una possibilità di sviluppo che li porti fuori dalla dimensione detentiva, ma quando è fare lo scopino, quando è stare nelle cucine, quando è continuamente lavori che rappresentano anche la marginalità sociale, io non so cosa possiamo ancora offrire. Se non ci apriamo e non affrontiamo temi che sono collettivi,
temi sociali, perché le persone entrano in carcere probabilmente per la povertà e continuano a rimanere povere e continuano a fare reati in carcere per la povertà. Perché quando anche procacciarsi le sigarette bisogna spacciare all'interno del carcere, questo non lo si può dire, allora il carcere è l'espressione massima di quella che è la crisi sociale che accompagna veramente tutti noi. Grazie. Grazie Giuseppina, è molto forte anche il tuo intervento rispetto al lavoro che c'è da fare. Naturalmente non tutto è risolvibile con il disegno di legge di cui stiamo parlando oggi pomeriggio, però bisogna avere ben chiaro il quadro in cui ci stiamo muovendo per evitare appunto illusioni. Io penso che stiamo offrendo un contributo, ecco, a questa battaglia più complessiva sulla umanizzazione della vita in qualsiasi luogo e ambito della società, forse anche il carcere il punto più estremo dell'esclusione. Ripeto, abbiamo un mandato più specifico, e però sono molto importanti questi interventi che danno una dimensione più complessiva dove si colloca questo mandato. Adesso io, Roberto Mezzina, a cui chiedo di intervenire, poi Katia Ponetti e Giulia Melani. Roberto, vai. Stefano, io non ripeto le cose che sono state dette, ma diciamo, mi associo al coro insomma, di commenti assolutamente positivi. Il lavoro è straordinario, non ho nulla da dire, è un lavoro bellissimo che è stato fatto sul testo, e quindi mi sembra veramente una proposta estremamente avanzata e assolutamente coerente, che ha tenuto conto un po' di tutto il dibattito di questi ultimi anni, direi, insomma. Ecco, soltanto alcune precisazioni molto veloci su tre punti, che non so fino a che punto possano entrare poi nella riscrittura o nell'aggiustamento di alcuni piccoli, insomma, aggiustamento però che potrebbe avere dei risvolti importanti. Il primo, torno un secondo sul termine disabilità psicosociale, insomma, l'ho scritto anche nella chat. Il testo della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, all'articolo 2, Articolo 1,2 dice chiaramente durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive, sensoriali, che in interazione con barriere ambientali, eccetera, eccetera. Quindi, voglio dire, ecco, non c'è un rischio di estensione, parla di durature, anzi il dibattito nel campo del movimento delle persone con esperienza e anche con disabilità psicosociale è stato se alcune forme di disturbo mentale severo, transitorie, per esempio pensiamo ad un esordio psicotico, pensiamo a condizioni anche, una volta si diceva di psicosi carcerarie tra l'altro, no? Insomma, quindi che insorgono in certe condizioni di stress ambientale, possano rientrare in questa definizione. Quindi mi sembra una definizione al limite restrittiva. Ecco, quindi, e peraltro scelta, quindi rispondo anche a chi ha detto, ma insomma le persone dovrebbero avere il modo di definire il movimento internazionale, almeno nei suoi organi più rappresentativi, quindi in questo caso il World Network of Users and Survivors of Psychiatry, che ha partecipato alla scrittura della convenzione con un peso molto, molto grande, ha scelto questo termine in coerenza con il modello sociale di disabilità. Ecco, quindi diciamo è stata una scelta molto, molto chiara da parte del movimento internazionale delle persone che si riconoscono nel termine disabilità, che non corrisponde peraltro a un dibattito anche molto italiano sul fatto che questa definizione sia esaustiva, risponda a tutte le condizioni, pensiamo ai giovani, no, ripeto, con un esordio psicotico magari di breve durata, eccetera, eccetera. Però ecco, al momento mi sembra anche lì il migliore equilibrio possibile, almeno io la penso così. Secondo punto, torno un attimo su un punto che mi è molto caro, ma che vedo per fortuna scomparso insomma dalla nuova riformulazione, cioè la definizione delle articolazioni psichiatriche in carcere come la risposta, no, alla cura nel contesto della sanzione penale. Questo è scomparso, d'altro canto, e quindi apre alla infinita varietà e anche variegatura, a volte sappiamo eccessiva, che in Italia possiamo avere nelle diverse situazioni regionali e anche locali. E mi domando se non sia possibile inserire quantomeno una affermazione di diritto, cioè le persone hanno però diritto
a ricevere cure nel contesto della detenzione da parte del servizio salute mentale territorialmente competente. Se riuscissimo a inserire forse un qualcosa di questo genere, se non altro porremmo il tema. Poi le indicazioni hanno bisogno di articolazioni diverse, di linee guida, eccetera, eccetera. Ecco, lo sottolineo, lo sottopongo alla vostra attenzione. L'ultimo tema è stato già toccato, torno un secondo, che ne sarà delle REMS. Insomma, a me sembra che già esistono in Italia tutta una serie di strutture a monte e a valle delle REMS che si sono qualificate anche attivamente, insomma, no? Come strutture che prendono persone con definizioni di pericolosità o che hanno commesso reati. Lo sappiamo tutti, le conosciamo, esistono in molte regioni, in quasi tutte le regioni, e diciamo che è evidente che nel momento in cui si dà la facoltà nell'articolato al Dipartimento, in accordo con la magistratura, di definire una soluzione alternativa alle detenzioni di tipo terapeutico, le vecchie REMS saltano subito, no? Si propongono naturalmente come i luoghi, no? Dove, no, direi se non altro, dove non ci sono centri di salute mentale 24 ore, e cioè nel 95% del territorio nazionale, dove la residenzialità magari non è in grado, ecco, e comunque è un tipo di diciamo, strutturazione che già si configura e si propone in automatico. Per cui, se non altro, forse spendere una parola sul fatto che le REMS vengono ad entrare nella disponibilità delle soluzioni residenziali dei dipartimenti di salute mentale, sapendo poi che comunque saranno i luoghi in cui nel 50, 60, 70% le misure alternative verranno poi applicate, sia pure in una ridefinizione di quel cos'è l'ex REMS, ecco, io credo che valga la pena, insomma, in qualche modo precisare che c'è un passaggio di status, no, della REMS, e cominciare a prefigurarlo. Ecco, adesso ci vorrebbe un lavoro un po' più accurato di queste frettolose annotazioni, insomma. Ecco, grazie. Grazie Roberto. Su quest'ultimo punto devo dire che sono molto d'accordo con te. E infatti l'assenza di indicazioni sulle REMS non risolve la questione, e forse la soluzione più forte, più attendibile, è quella di assegnare alle regioni, nell'ambito dei dipartimenti, delle funzioni dei dipartimenti di salute mentale. Quindi penso che su questa cosa si possa fare un lavoro importante. Sono molto d'accordo, anche su altre cose peraltro. Michele Miravalle e poi Katia Ponetti e Giulia Melani per delle precisazioni. Michele, vai. Io non vedo altri sulla chat, ma vedo Luigi Benevelli, Francesco Maisto, qualcuno che ha delle osservazioni. Adesso intanto Michele. Michele, ci sei? No. Va bene. Allora, finché Michele non arriva, Katia... Scusa, c'è però, perché io lo vedo. Anch'io lo vedo, ma non interviene. Forse non ti sente, non so. Tu mi senti? Michele, mi senti? Va bene, mentre aspettiamo Michele... Cosa? Mentre Michele ci raggiungerà, Katia Ponetti? Eccomi, mi sentite? Sì, vai, avvio alcune precisazioni da fare, no? Sì, io avevo alcune precisazioni, volevo in particolare farle a seguire dall'intervento di Michele Passione e poi anche di quello di Stefania Amato. Allora, la questione di introdurre una diminuente, come Giulia ha ben descritto prima, è stata ampiamente discussa e ci siamo poste questo problema, anche perché l'esigenza è chiara
ed è un'esigenza molto importante, ovvero quella di poter difendere la persona in giudizio e di poter ridurre la pena. Quindi certamente ecco, si tratta di un'esigenza a cui si dovrebbe dare risposta. D'altra parte la risposta che è stata data, cioè quella di non introdurla fondamentalmente questa diminuente, si fonda sull'opposta considerazione che è quella della necessità che si è ritenuta prioritaria di spezzare il nesso tra malattia, incapacità e imputabilità, che è quello che si viene a fondare su perizia psichiatrica e conseguente dichiarazione di incapacità e poi di non imputabilità. Ora, ci può essere una terza via, diciamo, un'alternativa, nel senso a noi piacerebbe che ci fosse, questo è il meglio che siamo riusciti a fare, però ecco, su questo inviterei anche Michele Passione e Stefania Amato, magari se loro hanno in mente una, proprio a livello tecnico, giuridico, una qualificazione più specifica, una disposizione più precisa che potrebbe essere introdotta, cioè invito a formularlo, perché anche la prospettiva di valutare la, diciamo, utilizzando il linguaggio che stiamo utilizzando adesso, la grave disabilità psicosociale, nel momento si va a giudicare della responsabilità della persona, ti è sembrato, Giulia, poi tu intervieni dopo di me, quindi magari ti chiedo anche conferma, però ci è sembrato che sia un tipo di giudizio che comunque richiede l'effettuazione di una psichiatrica. E allora ci domandiamo di nuovo che ruolo viene a ricoprire o continua a ricoprire la perizia psichiatrica nell'ambito del processo. Cioè, la questione è questa. Quindi ecco, era un invito a esplicitare eventuali ulteriori visioni che noi non abbiamo eventualmente preso in considerazione. Questa è la precisazione. Poi nel corso del dibattito aggiungo a questo punto, visto che intervengo, una riflessione sul tema del destino delle REMS. Anch'io credo che la proposta dovrebbe dare un'indicazione sul destino delle REMS. Non è stato inserito questa indicazione perché non si è trovato un accordo su quale poteva essere la destinazione delle REMS. Concordo con quegli interventi che dicono anche ultimamente che le strutture REMS potrebbero rientrare nel sistema, come del resto ci stanno adesso, ma appunto con un'altra denominazione, potrebbero rientrare nel panorama futuro nel sistema dei servizi psichiatrici ed essere, diciamo, la destinazione primaria delle persone che escono dal carcere. Però secondo me qui dovrei fare una distinzione dal punto di vista formale. Ne abbiamo discusso molte volte con Giulia di questa cosa. Le REMS non possono essere il luogo in cui si eseguono le misure alternative alla detenzione, perché comunque le REMS sono un luogo di detenzione, sono strutture chiuse, non si esce dalle REMS. Quindi possono essere strutture, e sono lo stanno attualmente, e potrebbero essere anche, secondo me, nel modello futuro, delle strutture da mantenere, però le dobbiamo chiamare in un altro modo. Possiamo pensare che lì, ecco, si fanno le misure alternative. Le misure alternative devono essere altre. Ok, bene. D'accordo, grazie. Prego. Allora, Giulia? Sì, mi accoderei un attimo alle precisazioni di Katia, diciamo non tanto per volontà difensiva dell'esito del lavoro fatto, che anche a me su alcuni aspetti mi lascia vari interrogativi aperti, quindi secondo me cioè, c'è la possibilità comunque di
appunto intervenire sul testo, però volevo fare alcune precisazioni. Allora, la prima, partivo appunto dopo l'intervento di Passione, perché il primo punto è una precisazione breve sull'articolo 70. Ora, per me si può tranquillamente riformulare, però quello che viene fatto è semplicemente togliere la distinzione fra infermità mentale preesistente e sopravvenuta ai fini del giudizio sull'incapacità di partecipare al processo. Avevamo deciso all'esito del seminario, diciamo, di Treppo, di mantenere comunque quella garanzia che era rappresentata dall'incapacità di partecipare al processo, e quindi avevamo deciso di mantenerla. Ci sembrava opportuno togliere la distinzione tra infermità sopravvenuta e infermità preesistente, e considerando come insomma viene, come diventa il testo dell'articolo 70 una volta abrogato per infermità sopravvenuta, credo sia molto chiaro. Cioè, il testo dice: quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone d'ufficio perizia. Questo sostanzialmente è il testo che viene fuori in conclusione. Poi sono liberissima, insomma, penso si possa fare anche una revisione, però mi sembrava abbastanza chiaro questo sul punto singolo dell'articolo 70. Poi mi volevo concentrare invece sul rischio che veniva evidenziato anche in chat da Michele Miravalle, che ora mi dispiace non abbia parlato prima, mi avrebbe fatto piacere magari. Però Michele chiede di intervenire. Ah, ok. Quindi non so se finisco o interviene Michele e poi chiarisco. No, finisci Giulia, finisci. Ok, grazie. No, il punto è che secondo me non c'è un rischio con l'introduzione della disabilità, del concetto di disabilità psicosociale, di riprodurre situazioni analoghe a quelle ante l'Egem 81. E questo per un motivo piuttosto semplice, cioè gli elementi, diciamo, oltre alle osservazioni che faceva a riguardo Roberto Mezzina, diciamo, gli elementi sociali che verrebbero eventualmente considerati nella valutazione della persona come disabile psicosociale verrebbero in rilievo al fine non di stabilire se la persona è socialmente pericolosa e di chiuderla, di conseguenza applicare una misura di sicurezza e chiuderla in un'istituzione detentiva, ma in questo caso verrebbero in gioco per l'applicazione di misure alternative, peraltro solo misure alternative che possono essere, cioè tutte le misure che abbiamo previsto in questo disegno possono essere richieste solo su istanza della persona, quindi c'è anche l'elemento di volontarietà che ritengo cruciale. Per cui non capisco, probabilmente limite mio, come questo potrebbe portare ad un rischio di una riproduzione di ergastoli bianchi o altri fenomeni analoghi, che sono la ragione per cui è stata prevista quella limitazione dalla legge 81 del 2014. Questo probabilmente è un limite mio, magari Michele potrà... D'accordo, grazie Giulia, grazie. Chi ci mancava ancora? Katia? Perché io ho questa lunga lista che sulla chat, però ovviamente gestisco... Sono già intervenuta. Lo so. Giulia. Ah, ok. Ok. Se volete. Cosa? Mi ero scritta sulla chat.
No, ma tu Grazia devi concludere, quindi per forza che intervieni. No, io non devo concludere, perché ma devo no, concludere. Devi fare. Sì, abbiamo deciso così con Franco, che fai un intervento conclusivo. L'unica cosa che devo dire, e la voglio dire, è che ovviamente questa proposta di disegno di legge che nei prossimi giorni presenteremo non risolve tutte le questioni che sono uscite oggi, però aiuta a completare la chiusura di un cerchio potenziale, e questo è molto importante. Forse il rilievo più importante che veniva fatto era: sì, siete dei buoni, avete delle proposte buoniste. La cosa non mi offende assolutamente, però in realtà noi stiamo proponendo che tutte le persone che commettono un reato debbano essere giudicate. Tutti siamo uguali di fronte alla legge, non ci sono eccezioni, e questa è una grandissima lezione che ci proviene dalla riforma Basaglia, dalla chiusura dei manicomi, dai percorsi speciali che sono stati riservati per decenni, per secoli ai matti. E quindi penso che questa ipotesi che viene avanzata sia coerente con questo percorso. Non sarà perfetta, non sarà definita nei dettagli, ma corrisponda a un profondo sentire che tutti noi abbiamo, e quindi proviamo a sostenerla, e avremo modo poi, perché il Parlamento, se mai questa crisi si supererà, avrà l'occasione di aprire discussioni e confronti sul tema che abbiamo proposto, che è comunque un tema di assoluta qualità per quanto riguarda il convivere e la civile convivenza, appunto. E quindi proviamoci. Ok, grazie, prego. Poi potevo dire una cosa io, Stefano, quando... Michele, scusami tanto. No, non so, perché se grazie alle conclusioni volevo solo... Però, sì, hai ragione Michele, vai. Come vado volete. Io? No, no, sì, okay. Miravalle e poi Zuffa. Scusate, no, scusate, anche perché ho una connessione precaria, quindi parlerò pochissimo. No, allora, anzitutto grazie, mi unisco ai ringraziamenti, il lavoro è straordinario e sono d'accordo che si tratta di una proposta di legge e che non deve essere perfetta, ma può essere perfettibile, quindi mi riservo anch'io magari di mandare qualche appunto più tecnico. E allora inizio subito dalla questione dello psicosociale, che diciamo che mi avete convinto in qualche modo, ho capito il riferimento e a questo punto ho probabilmente un'idea diversa di quella che avevo un'ora fa. Tuttavia continuo ad essere preoccupato del fatto che sia molto chiaro tra di noi quello che è il riferimento all'articolo alla convenzione ONU, ma sia molto meno chiaro, anche in maniera strumentale e pretestuosa, come sappiamo fare certo tipo di interpretazione penalistica, da parte di chi invece vuole usare magari quel concetto di psicosociale come grimaldello per far saltare un po' il sistema. Questa è una preoccupazione a metà tra il tecnico e il politico, me ne rendo conto. Non so se si potrebbe ovviare magari inserendo fin dalla proposta di articolato una definizione di psicosociale che riprenda tale quale la convenzione ONU, se la riteniamo una definizione come credo la migliore in circolazione, probabilmente lo farei, ecco, perché secondo me quei dubbi che sono venuti a me, a Michele Passione, nel leggere psicosociale e quel rimando a quell'articolo 133, è vero, sono d'accordo con Giulia, in un contesto diverso, ma sono dubbi che alcuni interpreti in futuro potrebbero usare in maniera distorta, e potremmo ricadere in situazioni che non ci piacciono, dove sostanzialmente noi abbiamo usato il concetto di pericolosità per governare l'eccedenza, no? Governare l'eccedenza economica, sociale e non solo a questo mondo. Quindi occhio non tanto a quanto è chiaro per noi, ma quanto è chiaro per gli altri questo concetto. Poi due annotazioni al volo, una sulla cosa che diceva Nerina Dirindin sull'articolo che aumenta
la disponibilità economica per creare nuovi posti in REMS e addirittura nuove REMS, posto il fatto che con 1 milione di euro, ben pur sfruttando il bonus 110%, si fa poco. Però detto questo, fuori da battuta, quella è evidentemente una chiarissima cosa che sta succedendo in questo momento, e cioè sono le pressioni del DAP e della giustizia sul tema della REMS. Non è un caso che il primo firmatario di quell'emendamento, la senatrice Perulli, è una dirigente penitenziaria, ex dirigente attualmente prestata al Parlamento, e non è un caso che, guarda caso, da ex dirigente penitenziaria, probabilmente anche su suggerimento, pressione dei suoi colleghi, ha evidentemente portato, ed è riuscita a trasformarlo in norma, un'esigenza strumentale dal nostro punto di vista, ma un'esigenza che il DAP sta dicendo in ogni sede. Guardate, dai comunicati dei sindacati autonomi di polizia penitenziaria, che ricordano quanto sia faticoso per il poliziotto penitenziario avere a che fare con persone con patologie mentali in carcere, fino a coloro che sono poi fanno parte del corpo legislativo e che raccolgono queste indicazioni territoriali. Questa è un qualcosa di chiarissimo. Il DAP non ha sopportato che oggi manchi un'istituzione di scarico, come erano gli OPG, non sopporta, e anche in un certo senso, ma il discorso sarebbe molto lungo e ovviamente l'abbiamo già affrontato molte volte, magari anche con alcuni, non per forza avendo torto marcio, ecco, con alcune ragioni, alcune buone ragioni, non sopporta il fatto che oggi ci sia una gestione esclusivamente interna della patologia, della malattia mentale, senza che si possa scaricare su qualcun altro. Ieri erano gli OPG, oggi non possono più essere le REMS, il problema. Quindi questo è un qualcosa di cui dobbiamo tenere conto, e che secondo me, in qualche modo, nel momento in cui questa proposta, nostra proposta di legge, verrà depositata, tornerà fortissimo, e dobbiamo essere molto consapevoli di questo ostacolo, che è un ostacolo non da poco, che è quello del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Aggiungo che questo ostacolo è anche enfatizzato dal fatto che oggi, e lo diceva qualche intervento all'inizio, noi subiamo una mancanza totale di informazioni rispetto a quello che è l'arcipelago misure di sicurezza psichiatriche, REMS e non REMS. Che cosa mi riferisco? Noi avevamo in un primo tempo le utilissime relazioni di Corleone quando era commissario, poi abbiamo avuto timidi tentativi della conferenza Stato-Regioni di fornire banalmente dei dati su quello che è il sistema REMS. Oggi è faticosissimo. Noi come Università di Torino stiamo chiudendo faticosamente una ricerca proprio sull'impatto della legge 81, partendo dai dati SMOP, sistema della regione Campania, molto complicato, che però poteva avere un senso, cioè l'idea di raggruppare in uno stesso sistema tutta una serie di informazioni qualitative e quantitative. Tra poche settimane lo dovremmo pubblicare, sarete i primi a cui lo mandiamo, perché lì, ad esempio, alcune cose vengono molto ridimensionate, come la questione liste d'attesa, come anche la questione persone che aspettano il posto in REMS in carcere, perché stiamo parlando di numeri. Ovviamente poi so che dietro i numeri ci sono delle biografie, non voglio evitare l'argomento, ma stiamo parlando di numeri molto contenuti, quindi casi molto specifici che secondo noi possono essere risolti con interventi specifici caso per caso, e che non possono essere usati da grimaldello per far saltare l'intero sistema, per quanto un sistema criticabile. Ultima cosa che voglio dire, ma che è strettamente connessa a questo, è che i dati ci stanno dicendo che c'è oggi un nodo, che è quello della residenzialità psichiatrica legata agli autori di reato, che oggi è strettamente legato al concetto di libertà vigilata,
e che io non so quanto, anche se questa legge dovesse arrivare a in porto, non so quanto poi questo nodo verrà effettivamente, se non risolto, ma come dire, raggiungerà un suo equilibrio. Oggi abbiamo circa per ogni internato in REMS, quindi per i 600 persone più o meno che sono oggi nelle REMS italiane, ne abbiamo il rapporto di 1 a 8 rispetto a quelli che stanno svolgendo una misura di sicurezza nelle forme della libertà vigilata in forma residenziale. Quindi il numero è 8 volte tanto, in alcune regioni si arriva anche a 10 volte tanto. Quindi noi stiamo parlando di numeri e di un problema che è anche quantitativamente decuplicato, e non dobbiamo fare l'errore, e nessuno di noi lo fa per fortuna, però teniamone conto, di concentrarci solo sulle REMS, perché poi il tema della residenzialità, come sanno bene i tanti operatori di salute mentale collegati, è un tema enorme, e dentro la definizione di comunità terapeutica riabilitativa ci sta di tutto, ci stanno anche luoghi molto peggiori delle REMS in termini di rispetto dei diritti, di tutela delle garanzie personali, di rispetto alla dignità umana, e questo non, ovviamente non sono io che devo dirlo in un contesto così altolocato, ma teniamone conto. E quindi l'unico ultimo appunto rispetto a questa norma è, quando diciamo ci affidiamo ai dipartimenti di salute mentale per le misure alternative, capisco che a livello di tecnica legislativa è difficile trovare una soluzione alternativa, ma mi domando, sarebbe il caso forse di provare a tipizzare alcune forme di percorsi riabilitativi? È una domanda a cui io stesso non so dare una risposta, ma attenzione, perché il non tipizzare la libertà vigilata oggi ci sta portando ad un'estrema libertà dei dipartimenti di salute mentale, che è positiva, ma che in molti casi produce storture che sono molto peggio di certi internamenti all'interno delle REMS. Con questo concludo, grazie. Grazie Michele, e ahimè, devo dire, ai noi, devo dire che sono molto d'accordo con le tue osservazioni conclusive. E peraltro, lo sappiamo, non è una legge e tantomeno un disegno di legge che risolve le complessità che abbiamo discusso oggi pomeriggio, però molto molto interessante l'osservazione ultima che facevi, che va tenuta assolutamente in conto. Mi pare di cogliere, non vedo altri interventi, e quindi grazie Zuffa, vuoi provare a fare un po' di riflessioni conclusive? Allora, non so se conclusive, comunque io va faccio bene, le riflessioni, mie riflessioni. Allora, anche un po' conclusive, cioè, lo sforzo deve essere questo, e se no... Va bene, ok, sono stata richiamata. Allora, io mi riallaccio a quello che diceva intanto Stefano Ceccone all'inizio. Siamo sotto offensiva, bisogna vedere come andare all'attacco, e quindi vedere di sfruttare questa iniziativa collegata poi all'appello che sarà presentato come un punto di questo attacco. Ora, l'offensiva a me sembra molto seria, molto seria. È vero, diciamo, l'iniziativa dei più posti in REMS può essere anche un po' ridicola visto il contesto e visto la quantità, ma va inserita, diciamo, nell'insieme dell'attacco, cioè sulla, va inserita nella pressione sulle REMS, nel fatto appunto di la persistente pressione a far sì che che le REMS diventino dei contenitori, diciamo, di problematiche, situazioni anche giuridiche diverse, in sostanza che le REMS diventino dei mini OPG. Diciamo che l'attacco è anche molto semplice, in qualche modo, se me lo permettete. Cioè, l'attacco principale sta nel fatto che la legge 81 viene ridotta, che in qualche modo invece vuole prefigurare un tipo di percorso terapeutico, di regola un percorso territoriale, viene ridotta alle REMS,
e quindi le REMS da extrema ratio diventano la regola e di conseguenza ovviamente diciamo si gonfiano diciamo sia di significato che poi nella pratica rispetto ai numeri. Io voglio sottolineare che questo attacco è tanto più grave perché negli anni precedenti, diciamo di poco precedenti, invece ci sono state delle spinte alla corretta interpretazione della legge. Mi viene in mente per esempio appunto il pronunciamento del Consiglio Superiore della Magistratura che ho ben presente perché noi abbiamo riportato all'interno di un parere del Comitato Nazionale di Bioetica che appunto richiamava proprio a far sì che il percorso terapeutico non si riducesse alle REMS e si ritornasse all'interpretazione della REMS come extrema ratio. Non solo, ma se non ricordo male, nella stessa risoluzione c'è uno specifico riferimento all'eccessivo ricorso alla non imputabilità. E quindi su questo io poi voglio tornare un momento. Ora, mi sembra che l'obiezione, più che obiezione direi la preoccupazione politica più seria che serpeggia fra tutti noi, credo, è come diciamo un progetto di legge di questo tipo per il superamento della non imputabilità non assecondi l'attuale, lo dico tanto per fare la svelta, l'attuale populismo penale, quindi l'attuale invocazione al carcere, quindi come dire, non si traduca in un surplus, diciamo, di punizione o comunque di centralità della punizione. Questo è molto serio e poi e comporta naturalmente un lavoro culturale, diciamo, intorno alla legge e al lato della legge. Io però vi propongo una riflessione. Ho l'impressione che poco si conoscano, cioè diciamo noi l'abbiamo ben chiaro, diciamo chi lavora nelle REMS l'ha ben chiaro, chi ha lavorato per la battaglia di Stop OPG l'ha chiarissimo, ma quelli che sono le sofferenze delle persone colpite da misure di sicurezza, quindi che seguono quel canale diciamo della non imputabilità, del proscioglimento e poi in grandissima parte appunto della misura di sicurezza, io credo che non sia sufficientemente conosciuto. A cominciare da, Paolillo l'accennava all'inizio del suo intervento, la difficoltà della persona a elaborare lo stigma dell'internamento, la difficoltà della persona a concettualizzare una detenzione che non ha delle regole diciamo temporali certe come può essere quella del carcere, la difficoltà del terapeuta che si trova a curare in una struttura e con persone che sono colpite da privazione della libertà, anche questo in qualche modo. E in ultimo appunto lo diceva Mirabelli, ma io me l'ero già segnato perché è una cosa che mi ha molto colpito nel lavoro diciamo di ricerca che sto facendo in una REMS, che è finito, il fatto che troppo spesso, perlomeno in alcune REMS, questo poi dovremo discuterne, il percorso dell'uscita dalle REMS è quello del passaggio alla misura di sicurezza per certi versi meno stringente, cioè alla libertà vigilata, ma appunto molti operatori segnalano che questi percorsi di libertà vigilata in strutture residenziali sono a tempo indefinito. Cioè di fatto viene fuori un punto che Paolillo diceva molto bene, è purtroppo drammatico e su cui è anche difficile,
cioè richiama un'azione politica molto più larga di quella che possiamo fare noi, ma il fatto che in un contesto sociale come quello attuale, in cui davvero ci sono per larghi settori di popolazione pochissime opportunità sociali, pochissime opportunità appunto di avere quel ruolo sociale che in qualche modo dà identità e che in qualche modo, come dire, è anche utile dal punto di vista della salute mentale delle persone, in questo contesto, mi spiace dirlo, lo so che è molto duro, ma come dire, qualsiasi percorso, qualsiasi struttura rischia di essere un percorso di esclusione sociale, cioè rischia che appunto noi combattiamo, continuiamo a combattere contro questo pericolo che in qualche modo permane. Allora, detto questo, come appunto, e quindi per finire, cioè noi dovremmo far conoscere di più quelle che sono, che non vuol dire naturalmente negare l'esperienza delle REMS positiva, non vuol dire valorizzare come il lavoro nelle REMS in qualche modo abbia spostato in avanti anche il terreno della battaglia, ma rimane, come dire, questo problema del ricorso alle misure di sicurezza, cioè come dire, questo macchia di fondo in qualche modo del doppio binario, con le sofferenze che questo comporta, con come dire, i canali, penso al canale appunto che dicevo ora, in libertà vigilata, apparentemente più protetti, ma che in realtà rischiano di essere di esclusione permanente di una certa categoria di persone. E questo a fronte di dire, certo, bisogna il carcere è quello che è, però anche questo è quello che è. E voglio dire, affrontare il discorso delle misure di sicurezza, a mio avviso, sembra il fondamentale. Mi sembra fondamentale. Ora, quali altri pezzetti, diciamo, di battaglia culturale possiamo mettere nel mentre si porta avanti questa proposta, nel mentre si chiude il cerchio, come hanno detto? Intanto io credo che vanno molto valorizzate, come dire, le esperienze che vengono fatte anche, non solo le esperienze, diciamo, terapeutiche, ma anche le esperienze giudiziarie. Per esempio, a me ha colpito molto questo dibattito che come allato, diciamo, come Società della Ragione abbiamo promosso sul caso dell'uxoricida di Brescia, il pezzo scritto da Maria Grazia Giammarinaro, che riportava la sua esperienza di magistrato, adesso non lo fa più, insomma, quando faceva il magistrato, e spiegava come non è mai ricorso all'istituto della non imputabilità. E questo è molto importante anche per questo che sto dicendo ora. Questo, diceva, è stato possibile perché io mi sono avvalsa di una perita psichiatra particolarmente illuminata, che era Assunta Signorelli, sulla base appunto di le perizie, quindi appunto sono perizie non, adesso non voglio entrare su questo, ma è un punto che dobbiamo approfondire, le perizie e come andare avanti su questo nodo, ha potuto non far ricorso a questo istituto. Seconda questione, la convenzione dell'ONU, e credo che sia molto importante anche il dibattito che è venuto fuori intorno alla definizione di disabilità psicosociale che è contenuta nella convenzione dell'ONU. Non ripeto naturalmente le cose, l'ha spiegato benissimo il Mezzina, l'ha spiegato Gianni Chedda sulla chat prima. Io dico solo come mai alla fine abbiamo ritenuto che questa fosse la soluzione migliore, e non solamente perché dietro aveva in qualche modo un punto di riferimento importante,
come la Convenzione dell'ONU e anche quindi poi una definizione con un aggancio, diciamo, istituzionale. Intanto perché ci è parso che a qualsiasi altra definizione, da malato di mente a infermo di mente, avessero, come dire, sotto l'apparente maggiore precisione, nonché tra virgolette scientificità, in realtà veicolavano solamente stigma. E seconda questione, proprio per quel riferimento alla dimensione psicosociale, cioè in altri termini, come a un certo punto viene detto in maniera esplicita anche nella convenzione, il fatto che la problematica della persona non si esaurisce nelle caratteristiche individuali, non si esaurisce nel deficit individuale, non si esaurisce, come dire, non si conclude, diciamo, nell'aspetto biologico genetico, come oggi viene molto, purtroppo ancora, di nuovo, se volete, viene esaltato, ma è il frutto dell'interazione fra la caratteristica individuale e il contesto, giusto appunto, è il contesto ambientale. Ora, questo è estremamente importante, perché non ho tempo diciamo, spiegarmi su questo, ma è questo riferimento all'interazione col contesto che poi costituisce anche, come dire, la parte importante del percorso di riabilitazione e di reintegrazione della persona. Stabilisce, dà senso alla cura, diciamo, territoriale, dà senso alla costruzione delle reti territoriali, dà senso a tutta questa azione e, come dire, tra parentesi, stabilisce anche una continuità, che non è naturalmente sovrapposizione, ma una continuità tra salute e malattia, tra, parlando del carcere, per esempio, fra disagio e disturbo, che proprio nel carcere noi vediamo la continuità, diciamo, fra le due dimensioni, e che è importante, e che, per esempio, parlando del carcere, è importante perché noi non possiamo in qualche modo assecondare le tendenze che esistono a difendere la salute mentale in carcere attraverso gli screening, diciamo, delle persone affette da disturbo mentale, permettetemi, ma la prima questione nel carcere è di assicurare la salute mentale, quindi assicurare le condizioni ambientali che non facciano ammalare le persone e che non aggravano le problematiche che già le persone hanno. Su questo, ecco, io dico, siccome la Convenzione dell'ONU oltretutto fa uno specifico riferimento anche alla dimensione dei diritti delle persone e, tra parentesi, anche, come dire, alla dimensione di empowerment che hanno il assicurare i diritti alle persone sempre ai fini della loro salute mentale anche, poiché c'è anche un riferimento al rifiuto del diritto speciale per le persone con disabilità psicosociale, io credo che invece un lavoro su questo andrebbe fatto, un lavoro di, come dire, intorno a questa cultura, diciamo, a dove origina, dove alle conseguenze, eccetera, potrebbe essere fatto sempre a sostegno di questo. E ultima questione sulle REMS. Mezzina ha già proposto una soluzione quanto mai ragionevole, quindi si potrebbe andare verso un'articolazione residenziale, diciamo, potrebbero essere le articolazioni residenziali del Dipartimento Salute Mentale, naturalmente sfrondate, diciamo, della questione della misura di sicurezza. Però io mi chiedo se non sarebbe il caso di fare un approfondimento sulla questione delle alternative terapeutiche alla detenzione, più in generale. Io l'ho già detto altre volte, su questo abbiamo la grande esperienza poi delle
droghe, tossicodipendenza, eccetera. Perché dobbiamo anche essere consapevoli che nel momento in cui noi abbiamo delle residenze, i magistrati, guardando in qualche modo alla sicurezza, tendono, e questa è l'esperienza delle droghe, a mandare le persone in residenzialità piuttosto che mandarle, diciamo, a casa loro o comunque, diciamo, in altre tipi di residenze, diciamo, meno stringenti, come possono essere nel caso dei tossicodipendenti di comunità. E questo perché chiaramente si pensa che è più facile in qualche modo la custodia. Quindi, a parte la difficoltà concettuale che sempre presentano, non dobbiamo nascondercele, l'alternativa terapeutica alla detenzione, io credo che poi sulla base, diciamo, delle esperienze anche fatte, questo strumento possa essere in qualche modo meglio anche messo a punto, meglio visto, siccome giusto appunto qui c'è da fare una riflessione su come inserire anche queste strutture. La parentesi non è una cosa nuova, perché molti già prima avevano chiesto che le REMS facessero parte del Dipartimento Salute Mentale, e naturalmente lì c'era il grosso problema, giusto appunto, che sono delle misure di sicurezza. Però una riflessione in qualche modo più ampia, secondo me, sarebbe opportuna. Quindi io non so se è stato in precedenza distribuito il manifesto, che è certamente il primo punto di promozione di questa iniziativa, o se forse può essere opportuno rileggerlo, insomma, in qualche modo. Io ho finito. Intanto grazie. Poi sulla questione più controversa, quella delle REMS, penso che una soluzione si troverà. La cosa più seria che abbiamo raggiunto è che restano strutture in capo alle regioni e ai dipartimenti di salute mentale, proprio per evitare equivoci. E abbiamo effettivamente, sono le 6:10, un breve manifesto che lancia l'iniziativa. Che vogliamo fare? Franco, vuoi provare a leggerlo? Ma io penso che forse valga la pena, perché questa discussione è stata molto molto stimolante, devo dire. E quindi forse ci fa riflettere sul fatto che le cose non vanno viste da sole. Per esempio, abbiamo fatto bene a dire che c'è il problema delle misure di sicurezza per imputabili oggi, che è un reperto archeologico, che ci sono 350 persone in Italia che scontano la pena e poi continuano la pena, che può essere infinita, in pseudo case lavoro, che sono in realtà lo stesso carcere dove erano detenute. Questa è una questione che va trascurata, così come abbiamo fatto bene nella proposta a mettere che anche per la libertà vigilata bisogna prevedere un limite massimo e non che siano infinite. E dall'altra parte, nello sfondo, io ho sentito la preoccupazione di tante e tanti che le persone non finiscano nel buco nero del carcere brutto. Il problema è che noi abbiamo anche in questi anni subito la fascinazione, o l'hanno subita magistrati che hanno detto: vabbè, non, siccome non c'è più l'OPG che era brutto, mandiamo le persone in REMS.
e quindi abbiamo questo affollamento abnorme perché si pensa che sia una struttura più pulita, più decente, di cura, e lo diciamo fra virgolette. Cioè, insomma, io penso che non possiamo rassegnarci al fatto che il carcere sia una discarica sociale, un luogo brutto, perché se io penso al luogo, alla cella, chiamiamola così, di Breivik in Norvegia, si rimane colpiti dalla struttura di estrema decenza. Allora, non sta scritto da nessuna parte che un luogo di privazione della libertà debba essere con i servizi igienici a vista, che debba avere tutte quelle caratteristiche. Quindi mi pare che dal punto di vista dei principi, noi dobbiamo certo lottare per una riforma architettonica dei luoghi e soprattutto che il carcere sia limitato ai gravi delitti, crimini, e non invece usato anche per i reati senza vittima o a quelli per detenzione di sostanze stupefacenti e via così, che sono la metà della detenzione, perché altrimenti non comprendiamo di che stiamo parlando. Quindi, insomma, mi pare che noi abbiamo grandi preoccupazioni giuste. Ho anche sentito, insomma, che per esempio Giuseppina Paolillo diceva: ma qui c'è il problema di percorsi di vita per queste persone. Ed è vero, cioè i lavori che si fanno in carcere sono manuali e non qualificanti, ma insomma, ma abbiamo detto poco sul fatto che sia stato eliminato, praticamente eliminato, il Ministero del welfare, che il welfare è ridotto a una direzione del Ministero del Lavoro, in un momento in cui, come i dati che diceva Miravalle o queste questioni che sono state poste, richiederebbero ben altro di intervento per tenere assieme, insomma, le difficoltà di vita. Vabbè, mi sono fatto prendere dalla bellezza della discussione. Sì. Sì. Volevo allora leggere brevemente questo testo, manifesto appello, che dovrebbe accompagnare la presentazione. E fallo Franco, considerando che questa ipotesi non è un'ipotesi buonista. Cioè, in realtà, no, è una cosa molto forte. Cioè, noi chiediamo giustizia, non buonismi. Cioè, le persone che commettono un reato vanno a giudizio, e non si capisce perché sarebbe buono invece chi si occupa delle persone, dei folli rei, in modo diverso. Sappiamo che allora, è una finta. Vai. No, anche perché con l'OPG, che alcuni vogliono che torni a trionfare, era un carcere, perché il direttore era direttore del carcere, c'era la polizia penitenziaria, quindi insomma purtroppo è sempre stato un carcere. Adesso la questione che noi vogliamo non è quella, insomma, di tornare al vecchio, ma una cosa nuova. Allora, io leggerei questo manifesto appello che, stante il fatto che su 2-3 punti mi pare che chiediamo soluzioni scritte e ipotesi per fare un'ultima revisione tecnica per affrontare quelle 2-3 punti come proponeva, mi pare, in qualche modo
la soluzione sull'88 per una diminuzione di pena o un'altra soluzione, il problema di inserire una norma finale sul destino delle REMS, insomma, vediamo se troviamo qualche soluzione convincente, altrimenti comunque questa è una proposta comunque che apre la discussione, non siamo così centrati sul nostro ego che pensiamo che diventi legge domani e dobbiamo essere preoccupati delle conseguenze. Probabilmente rimarrà solo agli atti, ma che sia comunque un punto di riferimento perché adesso noi abbiamo combattuto negli anni scorsi, mi ricordo con Stefano Cecconi, perché ci fu un emendamento sempre di una dei 5 Stelle di Reggio Emilia che ci poneva grandi problemi pericolosi per la riforma stessa. Quindi diciamo che siamo preoccupati che se stiamo fermi ci siano molti che di fronte che usino preoccupazioni, insomma, per in realtà battere la riforma stessa. Allora, questo manifesto che è breve dovrebbe accompagnare, essere il cappello, il preambolo alla relazione e al testo di legge, in modo da dare una forza alla proposta a nome di un mondo che si occupa di queste cose da anni. Il testo è questo: il miracolo annunciato dalla legge 81 del 2014, la chiusura degli OPG, si è realizzato 4 anni fa. Una rivoluzione gentile che resiste tra contestazioni subdole e una velata nostalgia del manicomio. Noi che firmiamo questo appello abbiamo condiviso la lunga battaglia per completare il processo di liberazione iniziato con l'approvazione della legge 180 nel 1978 e che è continuato con la legge 81 che indica la strada delle misure non detentive ai fini di percorsi di cura e di riabilitazione e solo come misura estrema la misura di sicurezza detentiva da eseguirsi nelle residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza REMS. In questo quadro, l'esperienza delle REMS, valida in quanto fondata su 5 pilastri irrinunciabili, extrema ratio, territorialità, numero chiuso, limite temporale della durata della misura di sicurezza, rifiuto della contenzione meccanica, va considerato un tassello della più complessa battaglia per il superamento degli OPG. Siamo consapevoli che la legge 81 non ha toccato il sistema del doppio binario, che riserva agli autori di reato, se dichiarati incapaci di intendere e di volere per infermità mentale, un percorso giudiziario speciale diverso da quello destinato agli altri cittadini. Questa carenza ha fatto sì che la logica sottesa al trattamento dei folli rei non sia stata recisa. La sopravvivenza di questa cultura crea difficoltà nell'applicazione della stessa legge 81 e vediamo i rischi di stanchezza determinati da un colpevole isolamento e da attacchi strumentali. Siamo convinti della necessità di non arroccarci a difendere una casamatta che ha vissuto nella contraddizione tra cura e custodia, ma di affrontare i nodi cruciali, i rapporti tra psichiatria e diritto, i concetti di imputabilità e pericolosità sociale, il doppio binario e le misure di sicurezza, il disagio psichico in carcere. La Società della Ragione, l'Osservatorio di Stop OPG, il coordinamento REMS DSM e Magistratura Democratica, il 18-19 settembre del 2020,
organizzarono a Treppo Carnico un seminario intitolato Il muro dell'imputabilità dopo la chiusura degli OPG, la riforma del regime legale dei folli rei, con lo scopo di discutere il testo di una proposta di legge per abolire il meccanismo del proscioglimento per incapacità di intendere e volere previsto dall'articolo 88 del Codice Rocco. Il testo che presentiamo, Norme in materia di imputabilità e misure alternative alla detenzione per i soggetti con grave disabilità psicosociali, è frutto di una discussione collettiva assai approfondita e viene offerto per la presentazione in Parlamento. La proposta mira a sciogliere alla radice in maniera limpida, ispirandosi ai principi della Costituzione, molte ambiguità che alla lunga risulterebbero insostenibili. Scegliamo la via del giudizio per le persone affette da gravi disabilità psicosociali, non per arrivare a una pena dura o esemplare, ma per offrire loro la dignità di soggetti, restituendo la responsabilità e perciò la possibilità di comprensione delle loro azioni, e insieme risparmiando lo stigma che il verdetto di incapacitazione di intendere e volere e l'internamento recano con sé. Affermiamo convintamente che la responsabilità è terapeutica. La proposta di legge in oggetto, che affonda le radici nelle elaborazioni di 30 anni fa e si è avvalsa delle riflessioni del Comitato Nazionale di Bioetica, del Consiglio Superiore della Magistratura e della Corte Costituzionale, propone un rafforzamento del ruolo del Dipartimento di Salute Mentale nel territorio e in carcere, e soprattutto una possibilità di accesso a misure alternative alla detenzione per i soggetti affetti da patologie psichiatriche. Siamo convinti che la proposta favorirà un confronto fra giuristi, psichiatri, operatori e militanti delle associazioni impegnate sul terreno della salute mentale e sarà utile nell'immediato per battere le derive ideologiche che si oppongono alla giusta applicazione della legge 81. Respingendo nei fatti il principio della misura di sicurezza detentiva in REMS come estrema ratio. La proposta potrà essere arricchita e perfezionata nella discussione pubblica e nell'esame alla Camera dei Deputati e al Senato. Rimane ferma la battaglia perché le persone colpite da misure di sicurezza provvisorie e definitive non siano rinchiuse in contenitori indistinti di condizioni umane e patologie diverse, riverdendo la logica e la prassi degli OPG. Questo è il testo che è stato messo a punto e che ci auguriamo che sia sottoscritto da 50-100 fra le persone impegnate in questa battaglia e che appunto sia il cappello della proposta di legge che sarà presentata. Ho ricevuto un messaggio a Riccardo Maggi, che ha deputato, Riccardo Maggi, che ha avuto un impegno improvviso familiare, non è potuto stare con noi, che mi conferma la sua disponibilità a essere con partecipe di questa iniziativa e di essere disponibile alla sottoscrizione della proposta di legge, ovviamente con un confronto che dovremmo avere nelle prossime giorni o settimane. Non so se questo testo lo invieremo a tutti gli invitati a questo incontro perché possa essere riletto e sottoscritto. Se ovviamente chi è già presente lo considera già accettabile, potremmo, non so, fare già una sottoscrizione online e altrimenti e comunque sarà possibile sottoscriverlo durante i prossimi giorni, direi al massimo una settimana, avendolo inviato a tutto l'indirizzario che abbiamo e tutte le organizzazioni lo potranno inviare in modo da avere un numero
significativo, ma soprattutto la diversità di mondi, appunto, psichiatri, operatori, avvocati, giuristi, militanti delle associazioni, in modo da offrire una, anche, che anche questa sia un pezzo dell'iniziativa. Non so, Stefano, decidi tu. Sì, sì, mi pare che ci diamo questa settimana di fatto come settimana utile per raccogliere le firme sul testo, eventuali osservazioni, rilievi che ci possono essere, ma sapete che è un testo, come dire, che si presta a molte, moltissime possibili utilizzi. Quindi, se ci sono osservazioni, rilievi, vengono fatti, ve lo inviamo. Ovviamente in parte era già stato inviato forse a qualcuno, e direi che in settimana la chiudiamo come un esito concreto di questa nostra iniziativa. Ok? Stefano, sono Giuseppina. Posso sì? dire una cosa che Franco dice, c'è scritto sono passati 4 anni, in realtà sono passati 6 anni, siamo nel 7° anno dalla legge, quindi... Sì, è vero, dalla legge originale sì, dalla chiusura no, dalla legge originale sì, è vero. Però parlava della legge, quindi... Ok. Ci lasciamo così allora intanto, e vi facciamo arrivare il testo, che mi pare, insomma, fondamentalmente raccolga le questioni che ci siamo detti. Sì, adesso okay. Magari precisiamo appunto anche questo. In realtà io, insomma, la chiusura dell'ultima persona uscita dagli OPG è 4 anni fa. La legge... ce l'abbiamo presente, Franco. Siamo andati a prenderli. Gli ultimi. Quindi... Sì. L'abbiamo preso noi l'ultimo da Barcellona. Sì, sì. Appunto, come sai, abbiamo dovuto, diciamo, ecco, va bene, ok. Quindi, diciamo così, allora, se no, non lo so se volevamo già considerare che un po' le persone che ci sono adesso vogliono dare l'adesione, oppure aspettiamo, appunto, la mandiamo per iscritto e la riceviamo? Cosa dici? Ma guarda, sì. Io direi di al massimo domattina mandare a tutti quanti il testo e chiedere l'adesione. Sì, va bene. Ed eventuali osservazioni. Sì. Una cosa, io aderisco. Grazie. Quindi, la manderemo come Cecconi Corleone di Indin di sicuro. No, per dire, poi se ci sono piccole variazioni non ci sono problemi. Ma certo, ovvio. Mi pare che ovviamente Zuffa, Pellegrini e De Vito sono già d'ufficio sottoscrittori. Dicevo, se vogliamo... Adesso non lo so, forse su quei 2 o 3 punti ancora in discussione, se riceviamo delle proposte proprio, insomma, operative, diciamo, oppure potrebbe essere utile, altrimenti io penso che possiamo fare un ultimo incontro del comitato, insomma, che era stato nominato a Treppo, per verificare se c'è una soluzione adeguata, insomma, che non crei altre difficoltà, anche perché teniamo conto che in una proposta di legge anche la relazione ha valore, ha molto valore, quindi c'è la relazione generale, poi c'è l'esplicazione degli articoli, e quindi, insomma, sono dei momenti che possono evitare confusioni, quindi lavoriamo su questo. Se poi c'è qualche modifica agli articoli prima di fare
insomma, il passo decisivo, magari facciamo una consultazione con le persone che hanno proposto cambiamenti per essere sicuri di non fare guai, insomma. Sì, io direi che in settimana siamo in grado di far tutto, di inviare a tutti quelli che hanno partecipato all'incontro di oggi il testo corretto e il testo del manifesto da sottoscrivere, in modo che siamo tranquilli, sapendo che già Dirindin, Cecconi, Corleone, Zuffa e Pellegrini, ci mancherebbe, e qualcun altro già sono i primi sottoscrittori, Paolillo, credo anche. E tanti altri. Ok? Va bene. E allora abbiamo finito troppo presto, ma insomma. Bene. Impiegheremo utilmente il tempo a disposizione.